Allora, buongiorno, soprattutto buon pomeriggio a tutti. A me spetta l'onore e il piacere di portare il saluto dell'AIX e anche dell'UDAI e di tutti i nostri associati, a tutti voi e anche agli illustri ospiti che sono qui presenti, ai quali va anche un ringraziamento particolare a quelli che, come il professor Scarpa, Antonio Turco, il professor Benvenuto, si sono sottoposti a un viaggio lungo e abbastanza difficile per venire a Potenza, soprattutto in questo periodo. Un ringraziamento anche doppio, anche per la dottoressa Pesarin, Serenella Pesarin, che è direttore del Centro di Giustizia, direttore del generale del Dipartimento della Giustizia Minorile, che appena ieri era a Genova per impegni istituzionali, e la ringraziamo perché ci ha regalato di stare insieme a noi in questi lavori e di portare il suo importantissimo contributo. Un ringraziamento poi particolare e sentito al dottor Ferrara, all'emerito presidente della Corte d'Appello di Potenza, perché lui è vero che sta a Potenza, però dopo una settimana di lavoro a Potenza ha scelto anche lui di sacrificare per qualche ora il rientro in famiglia per stare in mezzo a noi. E presento così il professor Benvenuti, che è nostro gradito ospite, è ricercatore del CNR. E in questo momento saluto anche l'onorevole Potenza, l'assessore alla sanità della regione Basilicata, al quale do il benvenuto e rivolgo il saluto della presidenza. E nei ringraziamenti non posso non dimenticare prima di tutto tutti quelli che hanno collaborato con noi, gli associati dell'AIX e dell'UDAI nell'organizzazione di questa manifestazione. E poi voglio ancora ringraziare, lo faccio con piacere, quelli che ci hanno un po' sostenuto, diciamo, nell'organizzazione di questa manifestazione. E l'Ordine degli Avvocati di Potenza, che ha dato anche credito, ha concesso anche il credito formativo per questo evento. Il presidente dell'Ordine degli Psicologi della provincia di Potenza. Un saluto particolare alla dottoressa Luisa Comitini, presidente dell'Ordine degli Assistenti della Regione Basilicata, non solo per solidarietà professionale per alcuni aspetti, ma soprattutto perché è stata eletta da pochissimo tempo, quindi neoeletta, le sue direttive sono qui presenti e quindi oltre a saluti e ringraziamenti va anche il nostro augurio di buon lavoro, perché soprattutto in questo periodo le istituzioni hanno bisogno di assistenti sociali inseriti nella società e l'augurio è questo, buon lavoro. Il ringraziamento all'avvocato Savino Murro, presidente della Camera Penale di Potenza, che porterà qui anche il suo saluto. E poi, man mano, Antonio Turco, forse mi sfugge sempre Antonio Turco, ma ormai sono 30 anni che collaboriamo con Antonio, quindi è quasi un fatto assodato. Con lui c'è Luisa Spagnoli, che proviene da Roma ed è psicoterapeuta a Rebibbia, se, correggimi. Vabbè. E quindi, poi, esatto, poi il commissario Grippo, in rappresentanza anche del dottor Ferrandina, che si scusa per non essere presente, ma sappiamo benissimo per chi noi opera, anche se come solo volontario all'interno di queste istituzioni, il momento critico e particolare che attraversa questa istituzione, anche a Potenza, problemi di organici e quant'altro, quindi in sua rappresentanza, lo ringraziamo, c'è il commissario Grippo, comandante delle carceri di Potenza. Voglio salutare anche la dottoressa Calabrese, che è qua in veste di responsabile e in rappresentanza della direzione regionale scolastica, lei è responsabile dell'ufficio educazione fisica della regione Basilicata. Poi
mi pare, e non vorrei fare torto a nessuno se qualcuno mi è sfuggito. Naturalmente ci sono delle persone con le quali lavoriamo come AIX a contatto tutti i giorni e ringrazio per quello che, per la loro presenza qui, ma soprattutto per il lavoro quotidiano, per la grande apertura e disponibilità che hanno nei confronti del territorio, nella capacità di interagire, di aggregare le persone all'interno e all'esterno delle strutture. Sono prima di tutto Maria Cristina Festa, che è la direttrice dell'IPM, della comunità e del centro di prima accoglienza, quindi diversi oneri sulle sue spalle, in una piccola regione, però sono comunque oneri. E la dottoressa Anna Maria, Antonella Sprovera, che è direttrice del direttore degli uffici dei servizi sociali per i minori. Un saluto e un abbraccio anche a Maddalena Caggiano, che per 40 anni ha diretto l'ufficio servizi sociali minori della Basilicata, e ci fa piacere che ancora si senta in mezzo a noi con uno di noi. Questo ci conforta anche ad andare avanti, ritengo, parlo sempre per l'associazione di volontariato, ma anche con gli operatori come me che operano in settori difficili come quello dei settori giovanili e complessi in questo periodo di crisi. Ringrazio naturalmente anche, voglio dire, abbiamo ideato questo convegno qui nella città di Potenza con Francesca Sassani. Da qualche mese, con qualche difficoltà, ci siamo riusciti in una città che ha pochi abitanti, ma difficilmente che partecipa ai grossi dibattiti culturali, però questo è un grosso dibattito che è vero che coinvolge e riguarda pochissime migliaia di unità, poi lo dirò meglio nella mia breve introduzione, però è un tema molto, ma molto importante. Noi abbiamo dato il titolo Disagio mentale e detenzione a questo specifico convegno perché? Perché discutere del disagio mentale, soprattutto del disagio mentale legato alla detenzione, parlare cioè di un problema che riguarda poche migliaia di persone, poche migliaia di individui. Sono mediamente 1200 gli internati, alcuni chiamano detenuti negli OPG, che passano ogni anno in questi istituti. La maggior parte sono tutti di sesso maschile, età media di 40 anni. Ecco, affrontare tale tematica in questo delicato momento storico in cui la nostra società si trova a dover affrontare una delle più grandi crisi economiche, sociali e di valori, potrebbe sembrare estremamente difficile, a qualcuno addirittura azzardato. Per alcuni non attuale, non contingente, ma comunque complesso e complicato. A far ritenere, se non difficile, almeno problematico, parlare di questo argomento non è tanto la crisi in se stessa, quanto il modo in cui questa crisi è vissuta dagli individui, dalle istituzioni, dal mondo produttivo, dal privato sociale, dall'associazionismo, dal volontariato e da tutti i vari soggetti e segmenti che formano la nostra società. Situazione di crisi vissuta con timore, con senso di sofferenza, spesso vissuta con vera e propria paura e comunque con grande incertezza, insicurezza, soprattutto nei confronti del futuro. E in questo contesto non possiamo non rilevare, sottolineare, la crisi della giustizia, soprattutto la crisi del pianeta carcere e gli scontri, qualche volta accesi, sul ruolo della magistratura. Proprio a proposito del tema della paura di fronte alla crisi, il professor Guido Rossi, professore emerito di diritto commerciale all'Università Bocconi, nel suo intervento al convegno di un mese fa a Milano dell'Associazione Italiana Magistrati Minori e Famiglia sul tema infanzia e diritto al tempo della crisi verso una nuova giustizia per i minori e per la famiglia, analizzando l'eventualità del rischio di una sconfitta del diritto di fronte alla paura, lui così la chiamò, ha sostenuto, e cito testualmente, quando una società è impaurita, tanto più i diritti, anche quelli degli appartenenti alle fasce più deboli, devono essere garantiti, perché l'orizzonte dei diritti si allinea ai concetti di libertà e di giustizia. Per noi quindi, nell'associazionismo si tratta di investire sui deboli, sulle fasce sociali più deboli e svantaggiate. E lo scopo di questo convegno è proprio quello di fare un investimento, ben inteso, non economico o finanziario, ma culturale, di promozione culturale.
E voglio sottolineare l'importanza della presenza delle autorevoli personalità che hanno aderito con grande disponibilità a portare il proprio contributo, le proprie riflessioni, mettendo a disposizione le proprie esperienze, competenze, gli studi e gli approfondimenti professionali. Perché è giusto che anche le problematiche del disagio mentale e della detenzione abbiano stessi diritti e stessa dignità. Qualcuno si chiederà giustamente perché l'AICS, l'AICS è l'acronimo di Associazione Italiana Cultura e Sport, partner promotore in questo convegno. E allora dovrei fornirvi alcuni dati, alcune informazioni sull'AICS, sull'attività dell'associazione, sul suo ruolo istituzionale associativo ed altro. Per dare più spazio agli interventi, però, agli interventi tecnici, vi dirò solamente della collaborazione quotidiana, continuativa, che lega da anni l'AICS al pianeta giustizia, sia a livello nazionale, sia a livello di questa nostra terra di Basilicata. Collaborazione sancita da una convenzione nazionale con il Ministero della Giustizia, da un protocollo d'intesa nazionale con il Dipartimento della Giustizia minorile e da un protocollo d'intesa tra il nostro Comitato regionale dell'AICS e CGM di Calabria e Basilicata. È realizzata attraverso molteplici interventi nei settori dello sport, della cultura, della formazione, tutti al fine di favorire la cooperazione interistituzionale e di promuovere azioni e percorsi di integrazione, di inclusione, di inserimento sociale e lavorativo dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano essi adulti che minori. E voglio solo ricordare, questo è per l'AICS alcuni eventi, e questo è il mese dell'AICS per alcuni grandi convegni. Ne abbiamo fatto uno il 4 dicembre scorso a Campomaggiore sui minori stranieri non accompagnati. Questo nuovo problema che ci investirà come Regione Basilicata, perché visto che i comuni salentini dove sbarcano questi minori, soprattutto afghani, fanno finta di non vederli, perché vederli significherebbe caricarseli come costi e spese, stanno raggiungendo i nostri paesi e i nostri comuni che sono in profonda crisi di accoglienza. Oggi c'è questo convegno, domani mattina c'è un altro che facciamo nella Sala dell'Arco, dove anche lì parliamo di carcere, di pianeta carcere, parliamo dell'esperienza della squadra di calcio unica in Europa che per 3 anni ha partecipato a un campionato della Federazione Italiana Gioco Calcio. E presentiamo il libro di Francesco Cenita, appunto Un carcere nel pallone. Se qualcuno, naturalmente mi fermo qui per quanto riguarda l'AICS, volesse ulteriori informazioni sull'AICS, sa che siamo sempre a disposizione. Invece voglio spendere ancora solo qualche minuto alcune considerazioni sugli OPC, cioè dell'argomento che noi, di cui trattiamo oggi. E ho provato a chiedere a un cittadino quasi che cosa fosse un OPC, gli ho spiegato ospedale psichiatrico giudiziario, mi ha risposto che è il luogo dove finiscono i matti che hanno commesso un crimine. Questa è la definizione in generale delle persone comuni. Fino a qualche tempo fa questi luoghi erano conosciuti con il nome di manicomi criminali. In seguito, con il nuovo ordinamento penitenziario, gli addetti al lavoro conoscono benissimo il decreto e la legge 354 del 75, cambiarono nome e divennero OPG. La chiusura degli ospedali psichiatrici eliminò però di fatto il punto di riferimento normativo ed organizzativo, rendendo ancora più evidente e drammatica la contraddizione in cui si sono venute a trovare le nuove strutture, e cioè conciliare la custodia con la cura, superare le ambiguità tra carcerazione e trattamento. Soprattutto con l'entrata in vigore della legge 180 del 78, queste strutture, pur conservando una denominazione nella denominazione la dizione ospedale, non sono mai state vere e proprie strutture sanitarie per pazienti psichiatrici. Chi opera come un carcere o per lavoro perché fa parte di un'associazione di promozione sociale e di volontariato sa che il disturbo, il disagio mentale non riguarda pochi detenuti per i quali, come sa benissimo il professor Scarpe potrà confermare, potrebbero essere sufficienti alcune misure di contenimento. Si tratta perciò di un problema diffuso in tutti gli istituti di pena ordinari, non solo negli OPG, che propone e ripropone i complessi a volte drammatici intrecci tra psichiatria e diritto.
cura del malato, tutela sanitaria, o piuttosto sicurezza e tutela della società. La struttura fisica, dove questo intreccio e questa contrapposizione sono più evidenti, dove si manifestano e si affrontano in tutta la loro drammaticità, sono gli OPG. Mi chiedo, spesso ci chiediamo, hanno però i mezzi e le possibilità di assolvere la loro funzione? E ancora, sono carceri psichiatrici o luoghi di cura? Alcuni definiscono strana la situazione degli OPG, perché sono considerate strutture che nessuno difende apertamente e che secondo molti non dovrebbero esistere e che però risultano comodi parcheggi per una vasta gamma di emarginati. Lo sappiamo quello che sta avvenendo in questi giorni. Poi probabilmente il caso Tartaglia darà spunto a qualcuno anche di intervenire alla contestualità e il momento particolare anche su questo argomento. Negli OPG, come in tutte le strutture, come tutte le strutture carcerarie, dipende dal Ministero della Giustizia e non da quello della sanità. E quindi l'aspetto sanitario risulta secondario rispetto a quello custodialistico e coercitivo. Per questo abbiamo invitato anche l'assessore alla sanità a Potenza, perché sappiamo che dopo il decreto del 2008 e poi successivi provvedimenti, queste competenze sono passate prima dal Ministero della Giustizia al Ministero della Sanità e poi sono trasferite per competenza sul territorio. E sanno benissimo i direttori gli impegni che hanno tutti i giorni con i funzionari degli assessorati alle sanità e delle ASL, i problemi che si incontra per risolvere questo tipo di problemi. E dicevo, anche se poi in queste strutture operano spesso validi psichiatrici e validi operatori sanitari e anche validi educatori, e vi sono contributi importanti come quelli offerti dal mondo associativo e dal mondo del volontariato. Ma sembra appunto con tutte le difficoltà che queste strutture, come avete già visto, proprio perché non sono Ministero della Giustizia, della Sanità, ma sono Ministero della Giustizia, incontrano. E alle grosse difficoltà nell'affrontare la patologia mentale, che prevede un piano in centro terapeutico sanitario in senso stretto, ma spesso accompagnato, come ho potuto verificare che succede a Montelupo, ad Aversa, in quasi tutti gli istituti. Io devo dire qui che facendo una ricerca c'è una cosa che mi ha colpito negli OPG, per quanto riguarda la storia delle OPG. Gli sforzi comuni, ma soprattutto quel senso di solidarietà che c'è fra gli operatori dei vari istituti, magari ecco, seguono tutta una stessa linea e tutta una ricerca di trattamentale per andare incontro prima di tutto alle esigenze, in questo caso dell'internato e non del detenuto. E dicevo, si associa anche, caro assessore, come sa, la burocrazia, che bisogna snellire, le difficoltà che poi pone la burocrazia e soprattutto probabilmente il territorio, che spesso non è pronto, non è preparato ad accogliere eventuali forme trattamentali che prevedono anche la partecipazione dell'esterno. E concludo così con una considerazione che ho rilevato dalla relazione di una tirocinante in psichiatria dopo la visita di un OPG. Sugli OPG una cosa è certa. Alla fine poi la legge oggi assegna sempre ad un magistrato la decisione di mettere in libertà un detenuto, e io sottolineo detenuto, e non al medico di dimettere, e sottolineo qui, un internato. E chiudo con dei quesiti. Di fronte al disagio mentale parliamo di criminalità o malattia, di pena o di misura di sicurezza, di cura o di punizione? Ecco. Credo che quanto più risposte riusciremo a dare a questi interrogativi, tanto più aumenteranno le possibilità di dare un contributo alla soluzione dei problemi legati alla psichiatria penitenziaria. Grazie per l'attenzione e per la pazienza. Bene, possiamo dire di essere così, con le parole del professor Caffarelli, entrati nel vivo di quello che è il nostro dibattito. Ovviamente mi coglie l'obbligo di aggiungere ai ringraziamenti già fatti dal professor Caffarelli, soprattutto a chi ci ha ospitato in questa struttura, perché mi pare che sia l'unica persona mancante poi al numero degli elencati precisissimo da parte del presidente dell'AICS, ed è proprio la Avis
Avis, Fondazione Avis Verdi Basilicata, nella persona del suo presidente, il dottor Genesio De Stefano, che ci ha ovviamente messo a disposizione questa gradevole accoglienza e soprattutto questa ottima struttura. Ciò detto, io darei la parola sicuramente come da scaletta a quelli che sono gli interventi previsti per i saluti, per poi introdurre ovviamente i temi che interessano di più e che sono stati già centrati o quantomeno accennati dalla introduzione del professor Cafarelli. Mi avvio quindi ad invitare l'onorevole Antonio Potenza, assessore al Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale della Regione Basilicata, per portarci il suo saluto e il suo contributo alla manifestazione. Io innanzitutto buonasera, grazie dell'invito che diciamo non potevo dire di no, perché chi conosce il presidente è difficile così dire non è possibile oppure sono impegnato. Ma io ho accettato molto volentieri perché è una materia da poco passata alla sanità e quindi alle regioni, e così l'interesse da parte della regione di avere elementi quanto più, non so se si sente, se funziona, e di avere quanti più elementi possibile per poter intervenire nel settore e fare in modo che magari molte cose che vengono ad essere trascurate o solo sentite o solo partecipate perché la società o i fatti quotidiani ci interessano degli eventi che si vanno a determinare, allora quindi ho accettato di buon grado anche per tentare di capire dove la struttura regionale, al di là delle indicazioni nazionali, così che attraverso il DPCM ha trasferito la materia sanitaria e poi il superamento dell'OPG della parte psichiatrica. Naturalmente per la parte organizzativa è bastata da parte nostra organizzare una struttura che così guarda con l'attenzione dovuta che cosa è accaduto precedentemente e che cosa accade nella fase successiva e quali sono i rimedi evidentemente da porre in essere. Invece per la parte psichiatrica, quindi il superamento, la cosa è un tantino più difficile e più interessante, che non basta solo l'indicazione della circolare ministeriale. Quindi c'è necessità e la Regione Basilicata ha già istituito un primo corso per la parte riabilitativa, ma sono convinto, sono certo che bisogna fare molto di più con i tempi necessari, con la professionalizzazione necessaria, ed ecco perché questa disponibilità dell'ente e soprattutto la collaborazione con quanti operano e che da anni hanno a cuore questo progetto, che è certo di difficile soluzione ma che comunque merita di essere affrontata con gli attrezzi necessari, con le professionalità necessarie e soprattutto con la collaborazione necessaria, perché le diverse realtà, ecco, individuano per bene il fenomeno ma soprattutto intervengano, perché ecco il dimesso oppure il modo per la dimissione avvenga con come giustamente facevi rilevare, c'è un problema riferito al giudice, c'è un problema riferito alla parte sanitaria. Quindi come si integrano questi due momenti, come è possibile in questo spirito di collaborazione? E io dico che ci dobbiamo provare e dobbiamo fare in modo che questo progetto, che per altri settori è già andato avanti, vada avanti anche per questo aspetto, con le difficoltà naturalmente che i processi, il problema presente. Quindi grazie a te e a quanti alla dottoressa e quanti collaborano in questa direzione,
perché si possa far bene, si possa far meglio. Quindi piena disponibilità, ma soprattutto ecco, facciamo in modo che i progetti individuati vengano ad essere portati a buon fine e non si fermino solo sull'enunciazione, come spesso capita, e noi vorremmo che tutto questo, ecco, nella nostra realtà regionale non accada, perché ci sono persone responsabili, serie, preparate, che danno il loro contributo e che va in questa direzione la più fattiva possibile. Grazie a te. Grazie. Ringraziamo l'onorevole Potenza, assessore al Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, e ovviamente cogliamo e accogliamo con piacere quello che è l'invito, e se sarà il caso riusciremo a produrre un'attività dopo questo convegno per iscritto, qualsiasi altra proposta che l'UDAI e l'AICS si renderanno in grado o saranno nella possibilità di avanzare al suo assessorato, sarà veramente nostro piacere poter dare questo minimo contributo anche con atto scritto, non soltanto come incontro e come discussione. Sempre continuando ovviamente nella nostra scaletta di saluti, vedo presente la dottoressa Luisa Comitino, presidente Ordine Assistenti Sociali di Potenza, che invito veramente con piacere a partecipare, a portare il suo saluto e soprattutto ad acquistare anche quella giusta visibilità che il suo ordine forse ancora non ha sul territorio realizzato. Dice bene. Buonasera a tutti. Si sente, sì? Innanzitutto io devo dire grazie all'UDAI per l'invito a questa importante iniziativa a cui partecipo come presidente dell'Ordine regionale degli assistenti sociali, ma devo dire che molto volentieri, veramente con piacere, ho anche accolto favorevolmente l'invito del collega Francesco Caffarelli non solo per porgere un saluto, ma anche per porre alcune riflessioni su questo tema. Dicevo prima alla signora della Gazzetta che mi ha fatto una domanda, la malattia mentale in carcere, ahimè, dopo oltre 30 anni dalla riforma psichiatrica sanitaria, è ancora un'area poco approfondita e è veramente un'area molto delicata e complessa. Sicuramente ci sono molte criticità, no? Sappiamo bene noi tutti qui presenti, almeno la maggior parte, che per la maggior parte delle persone che hanno una sofferenza psichica e che quindi sono costrette, no, a rimanere in carcere, il carcere veramente la permanenza nel carcere è l'interruzione, comporta l'interruzione di un progetto di vita che immagino sia stato già messo in atto precedentemente. Quindi sicuramente tutti noi concordiamo condividiamo, no? In che cosa? Nel fatto che se c'è veramente un paziente più fragile del paziente psichiatrico, è quello che oltre alla sofferenza psichica deve affrontare anche il carcere. Fatta questa breve considerazione, io voglio iniziare questa mia riflessione e soprattutto non posso evitare, visto che lavoro anch'io da oltre 30 anni e quindi ho un'esperienza, un'attività professionale sia nell'ente locale, quindi nei servizi territoriali per l'infanzia, l'adolescenza, la malattia mentale, parliamo degli anni, dei fine anni 70, sono anch'io grande di età, anche se forse apparentemente sembro piccolina, però ho tanta esperienza. E poi nella sanità da oltre 18 anni e tuttora in un settore che è il materno infantile, lavoro attualmente da 18 anni e più nell'attuale ASP ormai, quindi ambito ex ASL di Lago Negro. E dicevo, faccio questa riflessione un po' nel ripensare, un po', no? Quasi nel risentire, ecco, come quelle ondate di vento, mi vengono proprio come se le risentissi, quelle ondate di vento di quel movimento psichiatrico democratico, di quel movimento un po' culturale, civile, che allora sconvolse un poco, no? Un po' tutta la popolazione. E diciamo che mi vengono in mente un po' questi movimenti che erano legati veramente a dei cambiamenti culturali e civili di quell'epoca, dove veramente noi
noi come assistenti sociali ci siamo messi in discussione, abbiamo capito allora che veramente ci toccava, no? La toccava la nostra, dovevamo un po' rivedere quella che era la nostra funzione anche all'interno, no? Di questa, di quest'ambito così delicato e così complesso. Ma al di là di questi cambiamenti, no? Allora ci furono queste teorie, queste analisi scientifiche, sociali, no? Queste analisi politiche che un po' dovevano, diciamo così, rivedere questo vecchio sistema paternalistico, se vogliamo, di custodia, di segregazione un po', no? Noi abbiamo vissuto come categoria proprio questo cambiamento in maniera veramente propositiva, l'abbiamo appoggiato, l'abbiamo favorito, io c'ero allora e quindi veramente abbiamo abbiamo fortemente rivoluzionato un po' e ci siamo anche un po' evoluti da allora, no? Anche rispetto alla nostra formazione. Finalmente il servizio sociale si dava valore, no? Perché si dava valore alla, alla dignità della persona, si tendeva a valorizzare, no? La persona e soprattutto quelle che avevano una sofferenza, soprattutto quelle che avevano le persone deprivate. Per cui noi abbiamo veramente, si coniugava questo, diciamo così, questo cambiamento culturale, si coniugava bene con quelli che erano i principi e i valori della nostra professione, della nostra etica e della nostra metodologia di lavoro. Quindi diciamo che veramente da allora, no, mi ricordo che nel passaggio concettuale, no, all'operatività, quindi un po' si passò dalla segregazione manicomiale alla cura psichiatrica, quindi al territorio, no, alla tutela finalmente della salute della persona, quindi ai servizi territoriali. Quindi il malato, la persona malata non doveva essere più dentro la struttura ma fuori, e noi fummo i primi, no? Mi ricordo in quel periodo, tra l'altro io ho fatto l'infanzia, ho abitato vicino a un manicomio, all'ospedale psichiatrico di Nocera Inferiore, penso che tutti voi conoscete, e quindi me li ricordo, me le ricordo queste, queste cose. Effettivamente noi fummo i primi ad essere chiamati in campo, quindi dovevamo fare un po' quale lavoro, bisognava lavorare fuori, la persona, i problemi, le contraddizioni, diciamocelo, che spesso le persone erano vittime, di cui erano vittime, dovevano essere risolte all'esterno, quindi con, su, nei servizi sul territorio. Finalmente noi ci siamo messi in discussione, abbiamo accolto in maniera positiva e appoggiato molto questo movimento, abbiamo lavorato anche superando dei pregiudizi e veramente trovando anche dissenso a volte, no? Sul territorio, bisognava fare un lavoro multiprofessionale, bisognava rapportarsi con le altre categorie professionali, no? Quindi sul territorio, con la società, con i soggetti pubblici e privati. Mi ricordo fu varata la 180, quindi che dove finalmente, no, il malato mentale aveva la responsabilità di poter scegliere quella che era la propria cura, e questa legge fu molto fu assorbita in maniera benevola dalla 833. Quindi diciamo che finalmente la persona era considerata un cittadino, no? Si dava dignità a questa persona. La persona veniva messa un po' al centro, no, del sistema, e bisognava trovare tutte le strategie affinché si provvedesse al suo recupero. Non c'era solo il fatto sanitario, no? La persona non c'era la medicalizzazione, la persona comunque doveva essere vista nella sua globalità. Sono nati i centri di igiene mentale, sono nati i dipartimenti di salute mentale, c'è stato il progetto, no? Il piano sanitario nazionale, ci ricordiamo un po' tutte le leggi, no? che sono susseguite, e noi come servizio sociale ci siamo un po' evoluti e adeguati, no? In maniera veramente forte, con passione, con motivazione, abbiamo voluto veramente effettuare anche questo sconvolgimento anche nostro, no? Quindi ci siamo veramente impegnati molto. Quindi la mia riflessione, perché, no? Perché veramente noi come ruolo, no? Il ruolo dell'assistente sociale e in particolare del servizio sociale in quest'ambito poco conosciuto, tra virgolette, ma poco approfondito, io dico, veramente lo possiamo legare a dei punti chiave, no? Di quello che è il nostro lavoro, la nostra competenza, la nostra funzione. Noi dobbiamo lavorare come allora, tutt'oggi, su un doppio versante. Dobbiamo lavorare nei confronti e nella
ponendoci con la persona, no? E dobbiamo lavorare anche nel contesto sociale in cui la persona vive, perché con la persona va restituita all'ambiente, no? All'ambiente familiare, al contesto, al suo contesto. Quindi bisogna veramente fare un lavoro di accompagnamento, di tutela della persona, ma di accompagnamento, di sostegno. Chiedo scusa se forse sto un po'... Posso? No, chiedo scusa. No, però io ci tengo, poiché il servizio sociale, no? È veramente, noi stiamo lottando molto con questo servizio sociale professionale e speriamo, no? Che di riuscirci, anche perché la 328, no? Dopo 30 anni dalla riforma sanitaria e dopo 110 anni dalla legge Crispi, finalmente abbiamo avuto una nuova legge dove ben chiaramente ci dice, mi rivolgo all'assessore Potenza, che veramente ci deve essere istituito il servizio sociale professionale nelle zone sociali coincidenti con i distretti. Ci deve essere questo servizio sociale professionale, perché solo così veramente può avvenire l'integrazione sociosanitaria, solo così si può ridimensionare l'internamento delle persone, solo così possiamo effettuare e realizzare veramente la domiciliarietà del paziente, della persona e della famiglia. Quindi noi ci crediamo molto, abbiamo lavorato con passione. Dicevo prima che ci sono, no? L'assistente sociale è delicato il compito, perché lavora con le persone nella propria tutela, quindi un po' accompagnandola, sostenendola nella riacquisizione di quelli che sono i propri diritti sociali e i propri diritti, no? Non solo. L'assistente sociale deve promuovere gruppi di autoaiuto, deve mettere in moto un po' delle attività di sensibilizzazione, di informazione, deve far conoscere nel contesto, no? Dove la persona viene restituita a quel contesto. Quindi che cosa deve fare? Deve mettere in atto delle azioni di sensibilizzazione e di informazione per favorire la solidarietà. Deve attivare una rete, cioè deve trovare delle alleanze con i soggetti pubblici, con i soggetti privati, le cooperative, mi viene in mente il volontariato, le famiglie, cosa che già, no, la 833 ce lo diceva. Infatti in quel periodo nacquero le scuole aperte a tutti, gli asili, le associazioni, le organizzazioni sindacali, no? C'è stato un periodo veramente di fermento forte, per cui noi come assistenti sociali dobbiamo fare questo, lavorare anche per fare in modo che la persona si relazioni dal punto di vista sociale, no? Quindi lavorare sulla sfera psicologica, dal punto di vista emotivo-cognitivo, per fare in modo che la persona ritorni nel suo ambiente, venga restituita con dignità, perché finalmente la persona deve essere considerata nella sua dignità. Bisogna emanciparla, accompagnarla, renderla autonoma. Quindi sono tante, con fare queste, trovare queste alleanze, fare un lavoro di rete e connettersi anche, no? Connettere il piano sociale, quindi evitare questa sanitarizzazione, questa medicalizzazione, quindi connettere insieme il piano sociale con il piano sanitario per lavorare in sinergia, perché solo così, guardate, si possono veramente ottenere dei cambiamenti e veramente si può dire, noi assistenti sociali, e concludo, avrei tante cose da dire, però concludo, perché veramente ci abbiamo creduto, abbiamo lavorato con passione, e se effettivamente c'è stato un piccolo cambiamento, diciamo, anche se noi siamo un po' marginali, no? Al tutto, al sociale, al sanitario, però c'è stata una piccola riduzione, proprio perché noi ci abbiamo creduto tanto, e come assistenti sociali ci impegniamo perché c'è ancora molta strada da fare. Noi sappiamo bene, no? Che le persone bisogna ricomporre l'equità, la giustizia, quindi comporre un po', colmare, diciamo, lo svantaggio a vantaggio di tutti, o in un certo modo. Io nella mia esperienza veramente lavorativa di tanti anni, guardate, ho avuto anche contatti con le persone che hanno questa sofferenza e veramente mi hanno arricchito molto, è perché ritengo che queste persone, cioè lo stato della follia non è una sofferenza, o non necessariamente
sicuramente comporta la sofferenza. Se le persone le lasciamo esprimere, no? Nelle relazioni, attraverso le relazioni, attraverso la creatività, no? Perché anche questo è il lavoro che noi dobbiamo fare, no? Cercare di trovare dei sostenitori di azioni e di idee per fare che cosa? Per fare in modo che le persone poi socializzino, inserimento lavorativo, no? E tante altre cose. Quindi ci crediamo molto e ci auspichiamo veramente che nel prossimo futuro effettivamente un qualcosa a miglioramento ci sia, perché noi lavoriamo per migliorare la qualità della vita delle persone. È un obiettivo tra l'altro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quello di fare in modo che la persona trovi benessere, benessere che deve essere psichico, fisico e sociale. Grazie e mi scuso se mi sono un po' dilungata. Ringraziamo la dottoressa Luisa Comitino, presidente dell'Ordine Assistenti Sociali di Potenza, e registriamo con piacere che vi è un grande entusiasmo e la volontà di fare molto in questo settore, una cosa di cui non possiamo che essere felici. Invitiamo a questo punto il presidente della Camera Penale di Basilicata, l'avvocato Savino Muro, a porgerci i saluti e poi ci avviamo proprio con le relazioni. Io ringrazio l'avvocato Sassano e il dottor Caffarella non solo di avermi invitato, ma innanzitutto per aver organizzato questo seminario di notevole spessore, non soltanto per i relatori che ora ascolteremo con la massima attenzione, ma proprio per questo spirito che hanno loro voi avete lanciato su un tema così delicato ma così importante. E io che vengo da questo momento di grande entusiasmo che poco fa il Presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali già ha ricordato, quel fermento di idee che venivano dagli anni 70, ma che poi era un fermento che era motivato dal voler costituzionalizzare una serie di ordinamenti, e si è fatto già riferimento della riforma a legge Basaglio, la riforma dell'ordinamento psichiatrico, il 78, e io ricordo anche la riforma del 75, quella dell'ordinamento penitenziario, che era un'esigenza di dover adeguare questi regolamenti a quelli che erano i principi della Costituzione. Riforma del 75, ancor meglio corretta nell'86 con la cosiddetta Gozzini. Proprio perché, per quanto riguarda il detenuto, questa persona ristretta, questa persona condannata, o meglio, una persona ritenuta colpevole in maniera definitiva, perché non sempre il condannato è il vero colpevole, però purtroppo c'è un regolamento e noi abbiamo delle leggi, abbiamo degli strumenti, abbiamo una procedura. Nel momento in cui c'è una sentenza definitiva bisognerà rispettarla, e vi è una pena, vi è la conseguenza, e quindi vi è questo debito, questa parola tra virgolettato, questo debito, ma vi è anche il momento di reinserimento, il momento di rieducazione, ed ecco quindi il riferimento ai principi costituzionali, ed ecco quindi la riforma penitenziaria, il grande entusiasmo che ha investito i tanti assistenti sociali che a metà degli anni 75, io li ricordo perfettamente, anche perché io ero un giovane praticante che mi avventuravo in queste conoscenze, in questi ambiti, in questi studi, e che ha portato poi man mano a crescere un po' tutti e vedere anche con occhio diverso una persona che si trova in una fase di grande disagio, e questo disagio che oggi si ripresenta in maniera drammatica è perché è cambiata l'impostazione e l'osservazione verso queste problematiche, è perché vi è una ristrettezza di risorse economiche, è perché forse si è perso quell'entusiasmo, si è persa tutta quella grinta che era invece presente negli anni 70 e negli anni 80. Ed allora ecco quindi, e mi avvio subito alle conclusioni, grazie a voi che avete così lanciato questo spunto, perché è importante che le coscienze siano sempre sveglie, perché il dramma che noi avvocati penalisti verifichiamo, tocchiamo giornalmente quando entriamo nelle carceri, quando verifichiamo a volte l'impossibilità pratica, immediata, di poter risolvere i tanti problemi, pensiamo ai tossicodipendenti che non riescono a uscire dalle carceri per andare invece in strutture più adeguate, perché certamente i loro problemi, se non soltanto, il loro debito con la giustizia, ma tutti gli altri problemi che li hanno portati a varcare quella soglia, potranno essere superati, potranno essere migliorati soltanto in altre strutture, quali possono essere le comunità. E così tutte le altre problematiche riguardano, e qui oggi si parla di disagio mentale, e credo che proprio che il carcere sia il luogo meno indicato per poter intervenire in ordine al disagio. E mi sei piaciuto quando hai fatto riferimento al
all'ammalato internato, e quindi dovrà decidere non certo il sanitario, il medico, ma dovrà decidere il magistrato. Ed ecco quindi anche noi come Camere Penali l'invito che facciamo anche alla magistratura, affinché sia molto attenta e molto presente su questi argomenti. Ed allora l'invito che coloro che rivestono importanti incarichi, importanti responsabilità in questo campo, non soltanto siano certamente persone preparate, e questo sicuramente lo sono, ma che devono sempre essere animate da questa grande linfa, da questo grande entusiasmo per portare avanti queste idee. E questo non è soltanto un mio invito che lancio al magistrato, ma lo lancio a tutti gli operatori, innanzitutto a noi avvocati. Nel momento in cui accettiamo un incarico, specie particolare o difficile, dobbiamo crederci in queste cose, sennò altrimenti tutto si trasforma in una cartelletta, in un fascicolo o in alcune fotocopie. Invece noi dobbiamo sempre non dimenticare l'importanza che all'interno di quella struttura, all'interno di quel carcere, vi è una persona. Grazie. Ringraziamo l'avvocato Savino Muro, presidente della Camera Penale di Basilicata, e a questo punto diamo la parola a Sua Eccellenza dottor Ettore Ferrara, presidente della Corte d'Appello di Potenza, già capo d'app del Ministero della Giustizia, per quello che di sua esperienza e ovviamente di sua grande conoscenza potrà dare come contributo a questo convegno. Grazie. Rivolgo anch'io un saluto a tutti quanti voi e un ringraziamento veramente sentito agli organizzatori di questo dibattito, perché mi consentono di dare un contributo alla trattazione di un tema che è fondamentale, perché come giustamente è stato detto prima, è un tema e un argomento che riguarda qualche migliaio di persone, ma poi vedremo che non si tratta soltanto di quelle 1.000-1.200 persone che sono all'interno oggi degli OPG, ma una popolazione più ampia, comunque un numero limitato di persone, ma ciononostante è un tema di grande rilevanza umana, perché la tutela dei diritti dei più deboli costituisce un momento fondamentale per qualsiasi democrazia, per qualsiasi ordinamento che voglia essere degno di questa denominazione. Ma li ringrazio anche perché in qualche modo mi hanno fornito l'occasione di rivedere vecchi amici, vecchi compagni d'Italia durante la mia permanenza all'interno dell'amministrazione penitenziaria. Mi riferisco alla dottoressa Pesarin, al dottor Turco, al dottor Scarpa, col quale unitamente a altri responsabili degli OPG ci siamo confrontati più volte all'interno del Dipartimento per vedere se e come orientare l'attività all'interno appunto degli ospedali psichiatrici in una direzione che fosse meno sensibile alle esigenze custodiali e più attenta invece alle esigenze dell'uomo malato, dell'uomo sofferente, dell'uomo portatore del disagio mentale. Detto questo, cerco di affrontare subito il tema che ci viene proposto oggi, e lo devo fare però partendo necessariamente da una premessa che mi sembra fondamentale. E ogni ordinamento rispetto al problema penitenziario in genere può rappresentarsi due tipi di soluzioni. Vedere il carcere, quindi il mondo penitenziario, come un qualcosa in cui relegare colui che ha sbagliato per difendere la società rispetto al colpevole, e vedere invece l'amministrazione penitenziaria in tutte le sue componenti, e quindi il carcere fondamentalmente, come un luogo di recupero dell'uomo che ha sbagliato. Storicamente entrambe le soluzioni hanno trovato ovviamente fautori e oppositori, e sono prevalse nell'uno e nell'altro ordinamento. Il nostro ordinamento ha fatto una scelta precisa. L'articolo 27 della Costituzione, prima ancora della legge penitenziaria che ne costituisce attuazione, ha fatto una scelta precisa nel senso della rieducazione, nel senso del recupero del condannato. E allora questa è una scelta che ha una serie di implicazioni, e ha una serie di implicazioni anche, e direi per certi aspetti, soprattutto sul versante sanitario, perché impegna l'amministrazione, impegna lo Stato a curare
il detenuto ammalato, quale che sia la patologia che lo affligge, e a curare quindi in particolare il detenuto che sia portatore di un disagio mentale. Ecco. E questa è, diciamo, una premessa che sicuramente deve guidare il nostro governo, perché il problema ha una portata generale, in quelle che sono le iniziative sia a livello centrale che a livello regionale, che vanno attuate affinché questo disegno costituzionale possa trovare attuazione. E questo è un problema che deve essere particolarmente avvertito, perché se è vero come è vero, e non lo devo sottolineare in questa sede in cui parlo ad addetti ai lavori, che il carcere è di per sé un momento dirompente dell'esperienza di qualsiasi uomo, perché è un momento che inevitabilmente finisce per creare un diaframma spesso irrecuperabile nei confronti della società, nei confronti della stessa famiglia di appartenenza. Se è vero che questo è storicamente sempre esistito, oggi questo tipo di problema è un problema ancora più attuale, perché ci troviamo a vivere una situazione penitenziaria che è particolarmente drammatica. Il sovraffollamento è un dato di fatto inequivocabile che anzi acquista ogni giorno connotazioni ancora più preoccupanti. Siamo al di sopra delle 65.000 unità, e non è tanto, non è solo il numero che crea allarme, ma anche la qualità, nel senso che, diversamente che per il passato, all'interno di questa popolazione carceraria noi troviamo un numero sempre crescente di stranieri. Oggi siamo al 40%, espressione di oltre 150 nazionalità diverse. Troviamo un numero crescente di giudicabili, con tutto quello che significa questo rispetto al detenuto definitivo e alle problematiche che sono tipiche di questo tipo di detenuto. E troviamo quindi un mondo estremamente eterogeneo. Non staremo qui a dire tutti i problemi connessi, per esempio, ai portatori di malattie infettive, ai tossicodipendenti, a tutto quant'altro oggi popola esiste all'interno della popolazione carceraria. E tutto questo è un motivo di aggravamento di certe situazioni, di certe condizioni di detenzione che si riflettono anche sul disagio mentale. E veniamo a un altro punto che mi sembra fondamentale, che ho richiamato nella mia premessa perché giustamente è stato sottolineato anche dal dottor Caffarelli. Disagio mentale. Quando pensiamo al disagio mentale all'interno degli istituti penitenziari, pensiamo giustamente agli OPG, nei quali oggi troviamo in qualche modo ospiti circa 1.100 persone. Beh, il problema del disagio non è limitato a quelle 1.100 persone. Nel 2004, se ben ricordo, il Dipartimento Penitenziario, consapevole del rilievo che questa problematica assumeva all'interno degli istituti, avviò un monitoraggio per vedere in che misura il problema del disagio mentale esistesse anche all'interno degli istituti ordinari, oltre che degli OPG. Furono esaminate le posizioni di circa 100.000 detenuti che nel tempo si erano succeduti nei nostri istituti penitenziari. Il risultato fu che circa il 20% di quei 100.000 detenuti era portatore di disagio mentale. Certo, in misura più o meno grave, nelle varie forme, dalla depressione alla psicosi, neurosi, ma altre malattie neurologiche, ma la realtà era che circa un 20% di detenuti al di fuori degli OPG era portatore di disagio mentale. Da qui tutta una serie di iniziative che il Dipartimento ha assunto a tutela di questi soggetti. Prima il dottor Caffarelli ha detto, lo ha notato da qualche parte, che è rimasto colpito dalla solidarietà che in qualche modo tiene stretti tutti gli operatori all'interno degli OPG. Mi piace dire, nel sottoscrivere questa sua affermazione, che per quella che è stata la mia esperienza, questa solidarietà non solo accomuna gli operatori degli OPG, ma accomuna un po' tutte le categorie professionali che operano all'interno dell'amministrazione penitenziaria.
E questo è un mondo variegato di professionalità, si va dagli educatori al personale sanitario, al personale di polizia penitenziaria, e spesse volte mi è capitato di registrare appunto un affiatamento, una solidarietà tra queste figure professionali che ha costituito la vera ricchezza dell'amministrazione, quella ricchezza che in carenza di altre risorse materiali e personali ha consentito di fronteggiare situazioni particolarmente gravi. Ecco, ed è con questa ricchezza che l'amministrazione in qualche modo si è fatta carico anche di affrontare, specie negli ultimi anni, e io credo che un po' una svolta sia stata segnata proprio da questa iniziativa del 2004, a segnare diciamo l'impegno dell'amministrazione sul versante del trattamento del disagio mentale. La realizzazione per esempio dei reparti di osservazione all'interno degli istituti penitenziari va esattamente in questa direzione. La ricerca sempre più convinta e sempre più tenace di rapporti con le strutture sanitarie esistenti sul territorio, sia per cercare di proseguire laddove preesistevano delle forme di assistenza terapeutica nei confronti di questi soggetti disagiati anche dopo il loro ingresso negli istituti penitenziari, sia soprattutto per preparare il reinserimento sociale di questi soggetti nel momento in cui essi si preparavano a lasciare gli istituti di detenzione e, per quanto riguarda gli OPG, gli stessi ospedali psichiatrici. Tutto questo che poi si è tradotto in una fase successiva e più recente, in particolare a seguito di un programma esecutivo di azione del 2007, si è tradotto nella ricerca di un'intesa sempre più stabile, più pregnante con le strutture sanitarie esistenti sul territorio, nella sottoscrizione di protocolli che in qualche modo favorissero questa collaborazione che è fondamentale tra amministrazione statale e amministrazione regionale per affrontare in maniera adeguata questa problematica. Cosicché quando poi arriviamo agli ultimi giorni di questa storia per il momento, quando poi si è arrivati al DPCM del 1 aprile del 2008 che ha segnato il passaggio alle regioni del trattamento dei nostri detenuti internati, detenuti infermi, perché poi qui c'è tutta la tipologia sulla quale non mi soffermo, ecco, in qualche modo diciamo anche in sede legislativa, anche in sede di accordo Stato-Regione, si è potuto far tesoro di quelle intese, di quei punti fermi che erano stati fissati nel rapporto tra amministrazione penitenziaria e Regione, così che è venuto fuori quell'allegato C, che qualcuno già prima di me ha richiamato, allegato C al DPCM, che ha stabilito le linee guida dell'intervento della sanità regionale in questo settore. Ecco. E qui il discorso si apre al futuro. Il programma prevede tre fasi. Prevede tre fasi che si sarebbero dovute realizzare con intervalli di un anno una dall'altra. Quindi a partire dall'ottobre del 2008 la prima fase doveva concludersi e in qualche modo si è conclusa nell'ottobre 2009. Ed era la fase che doveva vedere in qualche modo ridursi, affievolirsi la popolazione all'interno degli OPG, riportando nei reparti all'interno degli istituti, per esempio, quei soggetti che dovessero essere soggetti soltanto a osservazione all'interno degli istituti penitenziari. Doveva vedere uscire dagli OPG quei soggetti per i quali non esisteva più la necessità connessa a una pericolosità sociale che oramai si era attenuata o era svanita. E qui è necessario fare richiamo a quello che si è verificato troppo a lungo nei nostri OPG, quando pur constatandosi l'assenza oramai di pericolosità sociale negli internati, ci si è trovati nella impossibilità di restituire alla società civile un soggetto che tutti rifiutavano, perché da tempo erano stati rifiutati dalle famiglie, perché purtroppo in sede locale anche le strutture sanitarie territoriali non erano pronte a prendere in carico.
e quindi la permanenza in questa condizione di sofferenza all'interno di OPG, che in qualche caso probabilmente è costata anche la vita a questi soggetti, con una responsabilità che in qualche modo ci vede tutti complici, ci vede tutti partecipi, e ci richiama quindi oggi con maggiore forza a fare quanto è nelle nostre possibilità, a quanto è nelle nostre responsabilità, in particolare a quanto oggi è nella responsabilità delle regioni, affinché questi problemi non abbiano più a verificarsi e le strutture sanitarie sul territorio abbiano cura di prendere in carico tempestivamente questi soggetti per prepararne l'uscita dagli istituti e il ritorno nella società civile nel rispetto di quello che è scritto nella nostra Costituzione. Ecco. E chiaramente è un problema di risorse, non ce lo possiamo nascondere, ma dobbiamo credere in questo progetto, così come dobbiamo credere fortemente nella validità ancora attuale di tutto quello che è scritto nella nostra Carta Costituzionale. E questa probabilmente l'energia maggiore che può caricare ciascuno di noi nell'adempimento delle sue funzioni nei vari ambiti nei quali quotidianamente siamo impegnati. Questo attuale, ecco, io mi trovavo poco fa, prima di venire qui, a scrivere qualche appunto in vista dell'inaugurazione dell'anno giudiziario e ragionavo appunto su queste cose. Stiamo vivendo un momento di grande crisi economica e non ce lo possiamo nascondere. È difficile immaginare che in questo momento possano pioverci dall'alto risorse maggiori di quelle che abbiamo avuto in passato. È già tanto se riusciamo a difendere i livelli degli ultimi anni. Questa è la verità. Ma se questo è vero, questo deve essere soltanto uno stimolo a impiegare di più e meglio le risorse che abbiamo a disposizione. Nella speranza che questo momento passi, perché dovrà necessariamente passare, e allora ci troveremo a ripartire, dobbiamo ripartire da una situazione migliore, da una situazione che non sia eccessivamente deteriorata da quando si è andato realizzando in questo frangente di difficoltà. Ecco. E questo secondo me è vero anche su questo versante. Certo, le risorse sono insufficienti, queste 1100 persone che poi sappiamo, abbiamo visto non essere 1100, se consideriamo che praticamente si tratta di un 20% della popolazione carceraria, oggi siamo oltre le 10.000 unità, perché la popolazione carceraria ha superato la soglia delle 65.000 presenze, e quindi abbiamo oltre 10.000 persone che sono portatori di disagio mentale e vivono oggi all'interno degli OPG, ma non soltanto all'interno degli OPG, all'interno degli istituti penitenziari. Di questo problema dobbiamo farci carico, di questo problema è necessario che le regioni si facciano carico, come se ne è fatta carico l'amministrazione penitenziaria nel corso di questi anni, ed è necessario soprattutto che si realizzi sempre di più quella complementarietà di interventi tra tutti gli operatori del settore, quindi del personale dell'amministrazione penitenziaria per l'area che ancora compete all'amministrazione stessa, del personale sanitario per quanto riguarda il trattamento terapeutico di questi soggetti, perché guardate, è difficile pensare che si possa completamente fare a meno di certe strutture sanitarie e lasciare che il problema viva soltanto all'interno delle strutture penitenziarie. Così come è vero il contrario, si tratta di infermi e quindi è impensabile che il problema di questi soggetti possa trovare esclusiva soluzione all'interno del penitenziario. Però più che chiederci, come giustamente faceva prima il nostro organizzatore, il dottor Caffarelli, mi sfuggiva il nome in questo momento, ecco, è impensabile anche pensare che appunto che la risposta possa essere netta e definitiva nell'uno e nell'altro senso. È solo dalla complementarietà degli interventi delle istituzioni e delle professionalità chiamate in ballo che potrà arrivare probabilmente una risposta soddisfacente a questo tipo di problemi. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.
Allora, ringraziamo Sua Eccellenza il dottor Ettore Ferrara, presidente della Corte d'Appello di Potenza e già capo del DAP del Ministero della Giustizia, per quello che di interessante ci ha offerto, soprattutto per quanto concerne la riflessione che ci ha portato a fare, ossia di quanto siano complementari i due livelli nell'ambito della esecuzione della pena e soprattutto dell'esecuzione della pena nei confronti di persone che sono affette da disabilità ed infermità. È anche importante il ricordo che ci ha fatto e il richiamo a quelli che sono i criteri e i principi ispiratori della nostra Costituzione, perché è su questi che noi non possiamo ovviamente mai perdere di vista nel loro contenuto, nel perseguire quelle che sono le finalità proprie nell'ambito del settore di operatività specifico di ciascuno. Però è anche evidente che la carenza di quello che c'è intorno a noi e soprattutto la difficoltà della realizzazione di percorsi, se non ci deve scoraggiare, ci deve far riflettere, ma soprattutto ci deve fare organizzare. Per il concetto, e mi piace così introdurre il discorso di pericolosità, è un concetto che non è scientifico, e su questo chiaramente la nostra riflessione si deve appuntare in maniera quanto più precisa, cioè la detenzione è un momento necessario, è un momento di espiazione ed è un momento di rieducazione, ma la patologia è un mondo nel quale noi ci accostiamo nell'ambito giuridico solo di riflesso e solo perché chiamati in causa da quelle che sono le conseguenze dell'atto. Vorrei per questo e su queste parole introdurre quella che è la relazione del professor Sergio Benvenuto, che ci ha onorato con la sua presenza, che è ovviamente ricercatore in psicologia e filosofia del CNR, membro SGAI e responsabile italiano dell'Istituto degli Studi in Psicanalisi. Chi meglio di lui potrà dirci, illuminarci e farci comprendere anche quel momento antecedente, ossia cosa accade prima che si compia un delitto, ma soprattutto quali sono le problematiche che si affacciano anche dopo la commissione dell'atto. Sì, dunque io ringrazio l'AIX e l'Unione degli Avvocati per avermi invitato e soprattutto l'avvocato Francesca Sassano, che ha gentilmente insistito perché io fossi presente, malgrado certe mie remore dovute al fatto che, diciamo così, mi sento un po' come, francamente, come un pesce fuor d'acqua, in quanto le mie competenze non sono affatto giuridiche, e mi rendo conto anche dagli interventi che mi hanno preceduto, si sente? Sì, sì, sì. Dagli interventi che mi hanno preceduto, che effettivamente siete confrontati a delle questioni molto pratiche, molto etiche, molto politiche, di scelte e decisioni che occorre prendere, e le mie competenze non sono assolutamente in questo registro. Quali sono le mie competenze? Io, diciamo così, ho una sorta di triplice competenza. Uno psichiatra americano potrebbe dire che io soffro della sindrome di multiple personality, di personalità multipla, nel senso che io lavoro come ricercatore scientifico al CNR nel campo delle scienze cognitive, pubblico e lavoro anche come filosofo e pratico come psicoanalista, quindi in un lavoro clinico. Quindi posso mettere insieme, posso raggranellare queste tre personalità. Che contributo una competenza come la mia può dare a voi che siete confrontati a delle questioni talmente concrete? Non perché non siamo confrontati a questioni concrete, ma sono, diciamo così, altre questioni. L'impressione che ho è che dubbiamente ci sia una incommensurabilità fra un approccio etico-politico-giuridico alle questioni come appunto OPG e a un approccio invece di tipo scientifico-clinico. Commensurabile non significa che sono in opposizione o che non è possibile nessun dialogo. Commensurabilità è come quella che c'è fra il lato e la diagonale di un quadrato, no? Fanno parte dello stesso quadrato, ma sono incommensurabili dal punto di vista matematico, come tutti quanti sanno. Quindi, come instaurare questo dialogo? Come noi che in certo senso ci occupiamo di pazienti, persone, vorrei dire prima dell'atto criminale e dopo, prima nel senso che
continuamente ci confrontiamo con dei pazienti che dicono, per esempio, come sarebbe bello uccidere mia madre, che è stata una strega, e che non lo faranno mai, per fortuna, si suppone anche grazie al nostro intervento, e pazienti invece che magari hanno già commesso un crimine, dei reati, e che quindi noi trattiamo in un tempo secondo. Come il nostro rapporto con queste persone può influenzare il giudizio politico, la scelta politica sul tipo di intervento da dare quando queste persone invece il crimine lo hanno commesso? E allora lì effettivamente, da quello che mi sembra emergere anche dagli interventi che mi hanno preceduto, mi pare che il grande problema che vi ponete a proposito degli OPG sia un problema, in senso quanto anche filosofico, cioè fino a che punto c'è il crimine e fino a che punto c'è la malattia, fino a che punto abbiamo a che fare con delle persone che hanno bisogno del magistrato o del carceriere, e fino a che punto abbiamo bisogno invece del medico. Qual è lo spazio della punizione e lo spazio della cura? Ecco, rispetto a questa dicotomia, dove finisce la punizione e dove finisce la cura, che è una dicotomia però, come il dottor Ferrara ci ha detto prima, essa stessa ambigua, perché lui ci ha ricordato che per la Costituzione in Italia il fine della punizione è il recupero, no? La riabilitazione. E quando si parla di recupero, il termine stesso è ambiguo, è qualcosa di, direi, fra l'etico e il medico, perché in un certo senso anche un malato punta al recupero. Si recupera un malato anche fisico, anche mentale, e quindi il criminale puro, che non sarebbe malato mentale, che sarebbe un criminale del pieno possesso delle sue facoltà, capace di intendere e di volere, in questo senso la Costituzione dice che va trattato anche un po' come se fosse un malato mentale. Ora, tutto questo in qualche modo ricorda un saggio che circa un secolo fa venne pubblicato dal nostro maestro Sigmund Freud, il quale scrisse un breve saggio fondamentale che ha avuto un grande seguito, soprattutto nel pensiero giuridico americano e non solo, cioè i criminali per senso di colpa. In questo saggio lui avanzava questa ipotesi che certamente, se non tutti, almeno molti criminali lo sono per un inconscio senso di colpa, cioè che in qualche modo loro esprimono con un acting out un senso di colpa interno. Quindi sostanzialmente quello che Freud suggeriva era l'idea che in qualche modo, se non tutti i criminali, molti criminali dovessero essere considerati come dei casi psichiatrici. Quindi è con Freud che è cominciato una tendenza oggi in crisi, che è quella della psichiatrizzazione della criminologia. Cioè, in fondo, chiunque commette un reato, in un certo senso c'è qualcosa che non va nella sua psiche, no? D'altra parte, però, quello che è però, diciamo così, ancora più complesso e imbarazzante, che è stato proprio lo stesso Freud e la stessa psicanalisi a dimostrare in qualche modo, che qualsiasi essere umano è affetto da senso di colpa. Allora, quindi, in questo senso, anche esseri umani che non compieranno mai un crimine possono essere visti in qualche modo come potenziali criminali. Quindi quella che era la soglia, la barriera fra il criminale che commette il crimine perché sa, perché intende e vuole, perché è libero il suo atto, e chi invece non è libero, da un secolo a questa parte è una barriera che è completamente crollata. Cioè, dal punto di vista delle scienze cognitive, dal punto di vista della psicanalisi, non c'è differenza sostanziale fra il criminale e il malato mentale. Certamente c'è una questione di gamme,
e chiaramente fra il boss mafioso industriale, il crimine, il povero psicotico che ammazza la mamma in un raptus, è ovvio che c'è una differenza ovvia in buon senso, ma fra questi due estremi, fra questo alfa e omega, c'è un'infinita gamma di variazioni. Quindi in questo senso dico che l'approccio della psicanalisi e delle scienze cognitive è incommensurabile con il discorso etico-politico, perché invece voi, la vostra esigenza è di dire in un certo senso va bene, però dobbiamo stabilire un limite, un criterio, come quando la legge si stabilisce che a 18 anni di compiuti si diventa maggioretti. È ovvio che nella realtà questo non accade mai. Alcuni sono già maggiorenni, sono già maturi a 13 anni, altri non lo saranno mai. Però la legge spacca con l'accetta qualche cosa che nella scienza invece non si spacca affatto. Lo stesso concetto di libertà della volontà o di intendere in modo pieno è un concetto che è stato da un secolo messo profondamente in crisi da tutte le scienze psicologiche, per la semplice ragione che la libertà dal punto di vista della scienza è un concetto relativo e mai assoluto, perché si è liberi da qualche cosa, ma non si è mai assolutamente liberi. Io posso essere libero dalla prigione, nel senso che non sto più fra quattro mura e posso fare quello che voglio, ma come noi ben sappiamo, un prigioniero che è libero spesso ricade o recidiva perché ci sono altre determinazioni. La libertà non è mai assoluta, è sempre una libertà in rapporto a qualche altra cosa. Ma allora, quindi, se per le scienze cognitive e per la psicanalisi non c'è un discrimine, se in un certo senso, questo fra l'altro ha avuto anche un grosso impatto anche nel discorso filosofico, soprattutto angloamericano, a proposito del discorso etico giuridico, però ci sono alcuni filosofi che sostengono che il criterio della impunibilità del malato mentale è filosoficamente insostenibile, perché a meno che un essere umano non sia proprio un automa completo, tipo zombie, eccetera, cioè effettivamente in ognuno di noi c'è un barlume di volontà e quindi anche un psicotico che commette un crimine è punibile. D'altra parte però alcuni, sulla base degli stessi ragionamenti, arrivano alle conclusioni che probabilmente nessuno è punibile, perché nella misura in cui la libertà non è affatto assoluta, nella misura in cui tutti quanti siamo più o meno determinati dalla nostra storia, in fondo il concetto di libertà, che è la condizione stessa della punibilità, è un concetto che non regge. Quindi abbiamo le due tesi opposte, ma che sono in qualche modo simili. E quindi il legislatore, l'operatore sociale, il politico, si trovano di fronte a delle scelte senza alcun fondamento scientifico e filosofico, quindi delle scelte assolutamente etiche, perché è l'etica che ci porta a decidere, a stabilire una soglia e un limite, ma la scienza in questo e la pratica clinica non può aiutare affatto il politico. Questo credo che sia abbastanza importante, cioè l'avallo scientifico alle opzioni politiche è una mistificazione. Ma allora quindi la pratica scientifica e clinica che si occupa di queste cose è assolutamente inutile? Non credo, adesso io non so se è sul tempo, qualche minuto. Credo che la nostra pratica, anche ovviamente nessun psicanalista serio, nessun scienziato cognitivo serio si sognerebbe mai di dire al politico o all'operatore sociale o al magistrato quello che deve fare. Questo sarebbe appunto, ripeto, una sorta di truffa cognitiva, no? Però io credo che la sua esperienza può dare un contributo, può dare un suggerimento a situare forse il problema da un altro punto di vista. In fondo nella nostra pratica clinica noi ci troviamo di fronte, in modo anche spesso molto drammatico, al fatto che tutti gli esseri umani, sia quelli che commetteranno un crimine, sia quelli che non lo commetteranno, di fronte a un conflitto fra leggi, fra tipi di leggi diverse. Questo in un certo senso era quello che già aveva intuito Sofocle nella tragedia di Antigone, cioè Antigone che
entra in conflitto con la legge della città che proibisce che il cadavere di Polinice e il fratello venga sepolto, e Antigone, che sua sorella che lo ama, lo seppellisce simbolicamente andando incontro ai rigori della legge dello Stato, eccetera, perché lei dice: io mi appello ad una legge che è quella degli dei della morte, no? Quindi io oppongo agli dei della morte, alla legge della polis, della città, io oppongo la legge invece degli dei della morte, della divinità. E in un certo senso noi, questo ovviamente è un caso molto antico, ma proprio stamattina io riflettevo su un film che forse alcuni di voi avranno visto, un film hollywoodiano che si chiama Il Codice Segreto, non so se chi di voi l'ha visto, un film con Jack Nicholson, in cui c'è un processo fatto da alcuni Marines americani perché hanno ucciso un loro commilitone. E il film si sviluppa in modo tale per cui la difesa dimostra che questo commilitone è stato ucciso perché questi Marines hanno applicato quello che si chiama in gergo il codice rosso. Il codice rosso consiste nel fatto che c'è una legge non scritta, ma che, diciamo così, che è performativa fra i Marines, per cui se un commilitone viene meno a un criterio etico fondamentale deve essere picchiato, in questo caso a morte. E in realtà questo pestaggio è stato commissionato proprio da un ufficiale che è Jack Nicholson. Quindi in un certo senso si viene a costituire una sorta di spazio trans, direi, fra due leggi, no? E io credo che questa sia una situazione che si viene a costituire spesso nella nostra pratica clinica. In fondo il problema non è tanto: per ogni essere umano devo ottemperare alla legge oppure no, perché la legge scritta, quella dei magistrati, è soltanto una delle leggi in vigore, ci sono tante altre leggi. Per esempio, io in questo periodo mi sono occupato di pedofili. Quello che colpisce molto è che, secondo i calcoli, è che probabilmente fra il 70 e l'80% dei pedofili arrestati sono persone che nella loro infanzia sono stati a loro volta oggetto di attenzioni sessuali da parte di adulti, generalmente del padre o della madre o di parenti stretti. Quindi il modo in cui loro tendono a giustificarsi, anche di fronte al giudice istruttore o allo psicologo, di dire: ma io non ho fatto nulla di male, perché in fondo in un certo senso si fa così. Cioè la legge che gli adulti mi hanno trasmesso, anche se è una legge implicita, non detta, che quando sei adulto con i bambini devi fare così. E quindi in certi casi il fatto che la legge dello Stato condanni, sanzioni, per loro direi è abbastanza incomprensibile. E quindi in un certo senso è come se ogni essere umano, chi più chi meno, si trovasse in questa sorta di borderline fra varie leggi, come se ogni essere umano dovesse avere a che fare con, diciamo così, con vari stati, no? E quindi la cosa importante è scegliere quale. Qual è il punto comune allora, credo, così anche per concludere e per mandarvi magari un messaggio positivo? Il punto comune fra il lavoro del legislatore, il politico, del magistrato quello dello psicologo, psicanalista, e che in un certo senso o psicologo, psicoanalista, di fronte ad un soggetto che è sottoposto a varie leggi, a quelli degli dei della morte o degli dei della città o degli dei materni oppure paterni, lo psicanalista tende ad aiutare il soggetto perché si stacchi dalla legge più arcaica, da quella lì più arcaica, cioè degli dei della morte e la famiglia, cioè rispetto al pedofilo che trova assolutamente in un certo senso normale che un adulto si serva sessualmente di bambini, eccetera, che è la legge arcaica. Ma forse è una legge da cui tu ti puoi emancipare e puoi accedere alla legge moderna,
per cui invece i bambini devono restare fuori al commercio sessuale. Questo in un certo senso ogni psicanalista è quello che di fatto fa, in fondo ogni soggetto è costretto a fare delle cose, il sintomo è perché sta seguendo una certa legge, che in genere è quella della madre o della nonna o del clan, no? E rispetto a questa legge arcaica da cui lui crede di essersi emancipato, ma nel quale egli è tuttora invece completamente preso, è da questa legge che bisogna emanciparsi, perché acceda alla legge più nuova, alla legge di quelli là, alla legge della polis. E in questo senso io credo che questo è il punto di contatto fra il lavoro e lo psicanalista, che emancipa, che modernizza l'etica di ogni stesso soggetto, e credo che sia quella che il lavoro politico-legislativo. Grazie. Ringraziamo il professor Sergio Benvenuto, che è ricercatore in psicologia e filosofia del CNR, membro SGAI, responsabile italiano per l'Istituto in Psichiatria. E ovviamente apprezziamo moltissimo quello che è stato il suo contributo a questa riflessione, un contributo che ci ha fatto riflettere, nel senso che ci ha fatto comprendere come i comportamenti umani sono la risultante di diverse molle e di diverse leggi, e quindi hanno anche la necessità, poi in esecuzione di pena, della considerazione di queste componenti. E proprio su questa riflessione è quanto mai interessante, voglio introdurre la relazione della dottoressa Serenella Pesarin, perché è opportuno anche chiederci quali sono le molle e quali sono in esecuzione le possibilità, i rimedi per quanto concerne anche la giustizia minorile, perché il disagio e la detenzione è purtroppo argomento anche di giustizia minorile. Grazie. In sintesi, grazie Francesco, dottor Caffarelli, grazie avvocato, rappresentante appunto dell'ordine degli avvocati di questa regione a cui io sono dell'Udai. Non l'ordine, giustamente, profondamente legata, vuoi per aver operato per anni e vuoi proprio per una simpatia che non manifesto in territorio indigeno, dice, beh, tu dici qua che i lucani sono persone eccezionali, e lo dico anche in territorio nemico. E quando avevo la responsabilità di essere direttore del centro della Calabria e la Basilicata, quando mi si chiedeva, cioè, beh, ma che differenze ci sono tra alcuni territori, io dicevo, beh, in Basilicata sono in paradiso. Detto questo, perché inizio col dire questo? Perché io vi ringrazio, vedo qui anche Antonio Turco, c'è l'assessore, il presidente della Corte d'Appello, perché questo è un territorio dove alcune riflessioni sono di senso e hanno un senso. E ho accettato di venire, ma non per un fatto di orgoglio, chi mi conosce sono una persona molto molto alla mano, anche perché lavorando con i ragazzi finisco forse per restare giovane nonostante l'età, quindi nei loro modi un po' da monelli, i nostri monelli banditi, banditi non so se commettono reati o banditi perché allontanati dagli altri, perché sono monelli, altra contraddizione. Ma abituata come sono, un po' ho accettato, non vado più dovunque. Forse perché con l'età mi sono un po' seccata di passerelle, di ridire le stesse cose, quelle cose un po' autoreferenziali. Ho accettato volentieri di venire qui, non solo per gli organizzatori, ma perché so che forse una riflessione, perché noi più di questo non possiamo fare, potrebbe essere anche quel seme che può indurre a delle azioni concrete e non semplicemente fermarsi a quel convegno di natura parolaia, interessante dal punto di vista culturale, ma che poi non dà risposte, quelle risposte che oggi più di ieri noi abbiamo il dovere di dare, perché la società è profondamente mutata e cambiata. Se chi mi ha preceduto, di cui io ho apprezzato molto l'intervento, diceva io sono in difficoltà, beh, io lo sono tantissimo, voi anche, perché oltre che essere direttore generale
Sono anche una cultrice delle scienze psicologiche e sociologiche. Mi trovo su due versanti ed è molto bello il vivere a volte le autorizzazioni quando insegno all'interno delle aule universitarie e la praticità quando sono all'interno di circuiti. Un altro elemento importante di cui vi voglio dare atto è che quest'anno si festeggia il ventennio dei diritti. L'Italia, sono 20 anni, celebriamo, che ha ratificato la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Convenzione di New York che nasce dal riconoscimento dei diritti dell'uomo del 48. E la nostra Costituzione, quando pone nei suoi articoli fondanti la centralità della persona umana e della sua dignità, non fa che riprendere quelle che erano le raccomandazioni della Convenzione sui diritti umani, perché è chiaro che al di là della sanzione tutta la nostra Costituzione, tutte le ratifiche ai trattati, alle raccomandazioni internazionali non possono che riconoscere i diritti naturali di cui ogni persona è portatore. E ci sono dei diritti che non possono essere regolamentati. Lo Stato li può regolamentare e può modificare la regola, ma sono inviolabili. Uno di questi diritti è il diritto alla vita, e il diritto alla vita è il diritto alla salute. Tant'è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità non definisce malato solo chi è affetto da situazioni cliniche, ma chiunque non è nelle condizioni di poter sviluppare armonicamente la propria crescita, principio basilare che nel nostro processo penale minorile. Non c'è una concezione nel nostro ordinamento, né in quello penitenziario, né nel processo penale minorile, né in quello della nostra Costituzione, di una concezione della sanzione penale intesa in termini dente per dente, occhio per occhio, retributiva, bensì c'è una concezione legiferata, ratificata e oggi modificata, che dalla concezione della retribuzione si passa a quella del reinserimento trattamentale, che punta in una logica progettuale di sistema e di creazione di reti non virtuali ma virtuose, interistituzionali, per realizzare quel principio della sussidiarietà orizzontale che ha fatto sì che nel 2001 si modificassero i principi della nostra Costituzione, allineando l'Italia ai dettami internazionali ed europei. Perché forse qua ci stiamo scordando che l'Italia, cioè se la Basilicata prima era una regione d'Italia, adesso l'Italia è una regione dell'Europa, e l'Europa è uno stato di questo villaggio globale, verso noi siamo tutti protesi, e troppo spesso siamo presi da egoici discorsi campanilistici, dettati certamente da un cambiamento che ha sorpreso tutti, perché se c'è un elemento che sta mettendo tutti in crisi è certamente le trasformazioni rapide che si stanno susseguendo in questi ultimi anni, con un'accelerazione che ha reso tutto liquido, dove non ci sono più riferimenti, patologia mentale. Ma perché? Mi dite chi è normale? Noi stiamo avvertendo all'interno del nostro circuito un disagio che sta continuamente aumentando, che è il disagio degli adulti, che è il disagio di chi deve assumere certe responsabilità nell'educare e nell'accompagnare. In fondo i manicomi servivano proprio, io do un'interpretazione mia, di nessuna scuola di pensiero psicologica, anche se chiaramente la mia costruzione, la mia formazione è da psicologo e da sociologo e da psicoterapeuta, che i manicomi servivano per esorcizzare la follia di cui ognuno di noi è portatore,
Ma perché Freud trovò grandissime difficoltà? Tabù sesso, follia, pazzia, inconscio. Ma perché la psicologia dello sviluppo è recente? La pedagogia è la grande, ma la psicologia dell'età evolutiva oggi si chiama psicologia dello sviluppo, fortunatamente, perché cambiamo, non siamo sempre gli stessi, e viva Dio. Perché si riteneva che tutto ciò che poteva mettere in discussione delle certezze, la diversità non era un valore, ma era un disvalore. E siamo talmente ancora ancorati a queste mentalità, come a volte, io ringrazio la Presidente Lori e gli assistenti sociali con la sua foga, ma spesso non è che le trasformazioni avvengono perché ci svegliamo una mattina, perché le leggi lo dicono, perché vogliamo essere alla moda. Occorrono anni, i processi culturali vanno digeriti. E allora probabilmente, come alcuni assistenti sociali, altri operatori, educatori, sono ancora i vecchi assistenti dell'ex ECA, cioè guai se tu metti in discussione, non solo io mi sono preso interesse di te nel farti l'assistenza, di seguirti, ancora c'è chi ritiene che avere dei luoghi chiusi consenta di salvarsi l'anima, perché là ci sono i cattivi, quindi io sono tranquillo. Con il DPCM che è stato approvato ad aprile e con il lavoro, il Presidente Ferrara è stato una delle persone del tavolo lavoro, adesso è da altri impegni, noi abbiamo chiuso l'altra settimana nella conferenza unificata Stato-Regioni, e oltre alle indicazioni passate con il DPCM ci sono 4 allegati che vanno a definire di come, in linea con i principi universali e il riconoscimento che la salute certamente ha bisogno di un percorso trattamentale che non è solo clinico, perché condivido con chi mi ha preceduto, sono molti fattori di natura familiare, ambientale, di territorio, di etica, di morale, che poi si modificano, di multiculturalità, perché guardate che per molti ragazzi nelle loro nazioni alcuni reati che qui vengono sanzionati, lì non sono sanzionati. Altri comportamenti che da noi vengono definiti balzani o dai nostri psichiatri letti come patologici, dagli etnopsichiatri, vengono letti come espressione culturale di una manifestazione delle emozioni e del sentire. Vi rendete conto in che situazione strana siamo? Ma noi abbiamo chiuso in conferenza Stato-Regioni. E allora vi prego a tutti i responsabili di questa magnifica regione che ama, questi lucani che hanno sempre voglia di lavorare, che hanno sempre il sorriso in bocca e la speranza di fare di più. Io ricordo le frasi della Caggiano, della festa, bravissimi, potevamo fare di più, eccezionale, bellissimo, lavorare in questo modo fa venire l'entusiasmo e l'ottimismo, anche con Caffarelli, con tutte le sue iniziative, con la CDS, vedo Turco, importantissime. L'espressione, le emozioni a cui non vogliamo più ricorrere, perché dobbiamo essere i perfetti, ricorriamo alle sostanze, al poliabuso, perché dobbiamo essere i grandi personaggi, la Nembo Kid, sempre all'altezza delle situazioni. E il dato drammatico, noi abbiamo registrato un incremento nell'ultimo biennio di 1000 casi di assuntori di sostanze stupefacenti in un circuito penale di 30.000 unità, e definire dei ragazzi tossici a 18 anni è difficilissimo, perché la dipendenza si manifesta con un uso continuato che va negli anni, quindi si è abbassata l'età, con un poliabuso dell'alcol. Italiani, attenzione, italiani, come nei circuiti penali la prevalenza è fatta da italiani, attenzione anche a questo, di italiani che ci stanno ritornando dalla libertà, siamo anche a noi in affollamento, perché questo è un altro dato che va detto. E un altro dato che va detto è che questi ragazzi assumono le sostanze senza averne coscienza. La mia, la generazione di molti che erano qui, erano per moda o per problemi esistenziali. Oggi lo si fa per essere all'altezza del tutto, perché è impossibile, proprio dal punto di vista fisico, mantenere dei ritmi così alti e delle prestazioni che fisicamente e umanamente non si possono dare, se non attraverso il ricorso ad alcune sostanze. Ed è diventata quasi una moda. Ed il rischio è di un'emarginazione che è sempre più strisciante, dove è vero che non c'è un limite. Il DMS4,
che è lo strumento per l'eccellenza diagnostico, psichiatrico a livello mondiale, non regge più. Io ero direttore del Ferrantaporti quando ebbi i ragazzi di Novi Ligure. I nostri codici, i DMS4 non reggono più. Non reggono più. E io capisco che il DMS4 alla sua quarta edizione fa fatica, ma giustamente, siccome la medicina, la psicologia è una scienza, ha bisogno di riscontri, non è la filosofia, ha bisogno di tempi. Solo che i tempi stanno continuamente accelerando i processi, per cui nel momento in cui si crede di aver capito qualcosa, ci si rende conto di non capire più nulla. E noi siamo in grossa difficoltà. Noi abbiamo il coraggio di dirlo come giustizia minorile, che siamo in grossa difficoltà, perché i modelli educativi sino ad oggi adoperati non reggono più, perché erano rivolti a delle categorie determinate. Oggi non esistono più le categorie. Ogni ragazzo, pure se sembra uguale, è completamente diverso. C'è una cosa che li accomuna a tutti loro: la grande solitudine in cui vivono, la mancanza di ascolto da parte degli adulti, la mancanza di accompagnamento educativo, la mancanza di pratiche educative, dove tutte le agenzie, famiglia disgregata o non famiglia, noi abbiamo una nazione che comunque ha forte il valore della famiglia, anche se c'è solo un componente della famiglia accanto a quel bambino. Ma la famiglia, il valore, i ragazzi hanno bisogno di regole. Un grande padre della psicologia diceva: attenzione, perché la formazione dell'identità non è un dato acquisito, è un processo che si acquisisce negli anni, l'identità. E senza identità non ci può essere cittadinanza, e senza cittadinanza non ci può essere legalità, e senza un sentire di legalità, che non è quello delle leggi scritte, non ci può essere il bene comune, non ci può essere neanche la salute di più persone che convivono all'interno di un territorio. Perché oggi è difficile definire chi è normale e chi non lo è, perché c'è un criterio, uno riconosciuto da tutti, che fa la differenza: la sofferenza. La sofferenza. E in generale sappiamo che le depressioni stanno aumentando, e stanno aumentando anche tra i bambini, cosa drammatica. Sta mancando la gioia di vivere, e se si soffre e non si sta bene, certamente c'è un problema di grande, grande disagio. DMS4, riforma sanitaria. Questa è una regione che non mi può mandare i ragazzini fuori, deve attrezzarsi con le sue comunità terapeutiche. Questa è una regione che non mi può mandare i ragazzini fuori anche per l'applicazione del collocamento in comunità o l'articolo 28 del socio educativo. Il riconoscimento della territorializzazione, dell'essere radicato nel proprio territorio, perché la globalizzazione stranamente localizza. E oggi si hanno bisogno di punti certi di riferimento. Non si può affrontare il mare se la nave non è stata costruita. E l'identità si costruisce, più i fattori sono ben definiti, più c'è la possibilità di avere dei recinti certi, dei porti a cui ricorrere nelle mie fasi di incertezza di crescita. Perché tutti noi siamo stati adolescenti, e l'adolescenza si sa perfettamente che è il periodo più critico di sviluppo nella vita di ciascun individuo, per tanti fattori. Oggi, grazie proprio alla biologia, alla fisiologia, alla chimica, alla fisica, stiamo incominciando a individuare che ci sono anche delle influenze biologiche di predisposizione ereditaria, ma sappiamo anche perfettamente come i fattori ambientali, i fattori culturali, i fattori morali, i fattori etici, i fattori di stress, i fattori di contesto possono incidere su una determinata società o su un'altra. Due strade. Io sono una che non credo che i soldi non ci siano. L'ho detto l'altro giorno all'istruzione: non è vero che i soldi non ci sono. Ci sono
e sono spesi male, perché la logica non è quella di creare dei processi a un ragazzo, a una persona affetta da disagio mentale. Poco gli importa sapere chi è il servizio o il luogo che si fa cura e si prende cura di lui, gli interessa sapere che il suo processo continui con uniformità e continuità. Invece noi no, perché allora io dico, ho fatto 29 progetti, come li abbiamo fatti in giustizia minorile con il territorio, la scuola dice noi abbiamo fatto un altro progetto in quella direzione, tutti segmentati e frantumati, producendo quella frantumazione di sistema e di crescita e di sistema olistico che si ripercuote anche a livello psicologico. Quando da noi succede che qualche ragazzino che commette anche delitti efferrati, gli si chiede, innanzitutto poi dice, beh adesso ho detto tutto, me ne posso andare, quindi un livello di responsabilità che non c'è, l'identità, c'è un rallentamento nella crescita e nella maturazione delle nuove generazioni, sono bravissimi sul versante comportamentale, nell'uso delle nuove tecnologie, rispetto hanno avuto più stimoli, ma sul versante emotivo-affettivo sono di una fragilità unica. Noi stiamo registrando per la prima volta un'altra volta dei suicidi all'interno del circuito penale minorile. Ragazzi entrati per la prima volta all'interno del circuito penale che non reggono il sistema della deprivazione della libertà. Perché comunque essere deprivati della libertà è la cosa più di grande sofferenza che si possa avere, e chi spesso non è abituato a privarsi di nulla, facendo anche le strade più facili, non tollera più assolutamente niente. La legge Gozzini, l'ordinamento 230, ha abolito la cella di punizione, ma non per un fatto umanitario, perché il legislatore con le discipline psicologia, sociologia, antropologia, biologia si è stretto contatto, perché non lo reggono più. Oggi gli stress non li reggiamo più, oggi non si reggono più gli stress, oggi le privazioni spaventano e prendiamo le strade molto più semplici. Bene, io ricordo che spesso gli altri dicono non è possibile, questo è un ragazzino bravissimo. Tanti dicono ma i genitori si sono girati dall'altra parte. No, no, non è così. Allora pensiamo un po' alla nostra società come è organizzata, c'è una frantumazione totale di ruoli. Il professore diceva che fa tre cose, io pure ne faccio tre, quattro, ma tutti voi ne fate più di una. Tutti voi ne fate più di una. E noi trasmettiamo questo modello di blu attori ai nostri figli, che stanno sempre a guardare. Ieri mi trovavo in una scuola di un comprensorio con 300 ragazzi e dicevo attenti voi adulti, voi pensate che questi giocano, non vi stanno ad ascoltare, non percepiscono il vostro sentire, lo stare insieme. I bambini, e per bambini intendo i ragazzi fino a 18 anni, non spengono mai la luce rispetto ai loro organi di senso e al loro percepire quella realtà che gli ruota attorno. Io dico che si può fare. Se i soldi si mettono assieme, se ognuno fa un passo indietro, come dice anche il nostro ministro Alfano, noi abbiamo bisogno dello Stato. E Stato significa tutti, significa dal volontario, dal cittadino, dall'ente locale, smettendola di litigare. Noi siamo stati all'interno di Stato-Regioni, le regioni si stanno litigando e stanno dicendo forse ci conviene chiudere gli OPG perché spendiamo meno. Ok? Allora le logiche non sono così belle come vorrebbero farsi apparire, però io so perfettamente che esiste un retroterra culturale che appartiene a questo paese e che ci viene riconosciuto nel mondo. Io sto girando, cioè noi, perché io sono noi, nel senso rappresento il Dipartimento, non Serenella Peseri, stiamo avendo riconoscimenti altissimi a livello europeo rispetto al nostro modello di intervento. Certamente i ragazzi con disagio psichico nel minorile escono dal carcere, già non c'entrano, per noi è residuale, sui 30.000 ragazzi solo 500 stanno nel circuito penale. Ma capiamo anche che per alcuni, a volte sembrerà paradossale quello che vi dico, può essere un momento di fermarli e di non consentirli di farsi ancora più male. Perché se nessuno li ha accuditi,
se nessuno li ha responsabilizzati, se nessuno gli ha dato la possibilità di esistere indipendentemente dal personaggio che hanno deciso di indossare, diventando anche cattivi, cattivissimi, perché tu solo così mi riconosci, se no sono invisibile. È evidente che il fermarli per fargli prendere fiato gli possa servire. E così col disagio psichico. Ma vanno fermati con personale altamente professionalizzato e che accanto all'alta professionalizzazione abbia anche il cuore di una passione e di una missione. Perché al di là delle tecniche c'è un sentire, è il sentire universale che porta gli uomini del mondo ad unirsi se sorridono e a leggersi attraverso gli sguardi e le espressioni del loro soma. C'è un linguaggio che va al di là delle parole, che è il linguaggio dello stare assieme, che è il linguaggio della contrapposizione o dell'amore. Questa è una fase storica molto strana, egoica, e l'egoismo porta alle differenziazioni e alle divisioni. E allora da questo territorio un patto e da questo convegno la possibilità di costruire nuove pagine di umanità. Io che sono una cattolica e credo molto in quello che diceva Papa Wojtyła, quello cioè che la vera sfida del terzo millennio sarà nella capacità di dare valore e centralità all'uomo. Noi abbiamo le norme, abbiamo le leggi, abbiamo la cultura. Si tratta di scuoterci da questa paura che ci ha preso, come alcuni ragazzi ci hanno detto in un filmato che sta riscuotendo un grande successo, dove non servono i grandi convegni, cioè, ma tanti ci hanno detto, ma sapete perché rubiamo? Perché ci state terrorizzando, dite che non c'è lavoro, che non c'è futuro, che saremo senza soldi. Lo affermano i ragazzi, ci state spaventando. Allora, questo non significa non avere l'indice di realtà rispetto ai problemi che ci sono, ma sappiamo perfettamente che dopo le recessioni ci sono i momenti di crescita. Non carichiamo di responsabilità chi non ha le spalle per caricarsi le responsabilità, ce le dobbiamo caricare noi. Diamogli a loro invece la speranza di una costruzione futura, di una loro identità, di quell'amore, di quell'accompagnamento, di quell'ascolto di cui hanno bisogno. E state tranquilli, ne hanno bisogno i ragazzi di questo nostro villaggio globale, siano italiani o non, siano cristiani o non, siano di genere femminile o non. Sono i ragazzi a cui noi oggi dobbiamo dare risposte, perché la costruzione del futuro si fa dando segnali tangibili di coerenza, di comportamenti, di responsabilità e di sorrisi. Io vi ringrazio di questa grande opportunità. Siamo noi che ringraziamo la dottoressa Serenella Pesarin, direttore generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, Dipartimento Giustizia Minorile. E ovviamente quello che abbiamo colto è un discorso appassionato che ci ha fatto un attimino entrare in una parte del nostro discorso più generale, che è sempre quello della detenzione, della rieducazione, della finalità della pena. Però è anche il caso di ritornare un attimino a quello che è proprio il tema più specifico, e quindi dovremo sentire il professor Franco Scarpa, che è psichiatra, direttore dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, che potrà darci il suo contributo in relazione a quella che è la sua esperienza all'interno di questa struttura. Buonasera e cominciamo ringraziando dottor Caffarelli, dottoressa Sassano per l'invito e tutti gli organizzatori e gli enti locali che hanno supportato questo incontro, che io ero, diciamo, avere la fortuna di parlare un po' più tardi è un bene, perché ti consente di, diciamo, di apprezzare quella che è la qualità delle relazioni e degli interventi, e forse anche di, anche se però diventa un pericolo, di rischiare di farsi portare fuori, perché gli incontri, i convegni non devono essere mai delle relazioni autoreferenziali in cui ognuno lancia i propri stimoli e poi non c'è mai il tempo di discutere, non solo con la platea ma anche tra relatori stessi, insomma. Credo però che qualcosa veramente mi servirà a riprendere. C'era un F,
qualcosa mi servirà a riprendere, perché sicuramente ho apprezzato la preparazione di Cafarelli rispetto a questo tema, che ha approfondito anche or prima di cominciare nella sua relazione introduttiva, e mi ha colpito molto questa sua piccola intervista, intervista per strada, in cui ha trovato una persona, una studentessa, non so chi sia, una donna, che gli ha risposto subito in maniera corretta. L'ospedale psichiatrico giudiziario è quella struttura che ospita le persone inferme di mente che hanno commesso un reato. Ecco, mi è venuto in mente questo, che nel ricercare proprio quelli che sono le denominazioni di questo luogo, mi sono ricordato di una vecchia ricerca che mi portò a estrapolare due frasi di due ministri della salute, ministri della sanità o della salute, una del 1980, i primi anni del 1980, in cui la risposta al problema, a chi sollevava il problema degli ospedali psichiatrici giudiziari, quindi subito dopo la riforma della 180-833, rispose: gli ospedali giudiziari non è un problema della sanità, sono pieni di criminali, di delinquenti, di simulatori. Era vero in parte, ma solo in parte. Nel 1997-98, non ricordo di preciso, ma nella conferenza di lancio del piano obiettivo, del progetto obiettivo per la tutela della salute mentale, l'altro ministro da allora invece disse: gli ospedali psichiatrici giudiziari sono strutture indegne di un sistema civile, dobbiamo intervenire per modificarle, per dare una risposta alle persone che sono ospitate, internate in queste strutture. Beh, da questo mi viene proprio di dire la domanda della contraddizione, si faceva con Cafarelli, ma è apparentemente contraddittorio in un momento di crisi di risorse, di crisi di finanziamenti, di difficoltà generale aver portato avanti una riforma del genere. Ma io credo proprio che la risposta sia, se non ora, quando, perché si è aspettato fin troppo. Il 1978 è stato l'anno della riforma psichiatrica, che tralasciò in maniera voluta, ma in un certo senso anche protettiva, di quella che era il movimento di chiusura degli ospedali psichiatrici, per proteggere questo tralasciò di affrontare il problema degli OPG. Oggi, dopo 30 anni, nel 2008, quando è uscito questo DPCM che ha dato la svolta alla riforma, diciamo anche degli ospedali psichiatrici giudiziari, alla riforma della sanità penitenziaria, credo che fosse proprio il momento, altrimenti più tempo passa e peggio è. L'altra osservazione è quella relativa proprio a questo concetto di pericolosità. È vero, non c'è niente di scientifico, non c'è niente di, anche se la psichiatria forense ha tutta una serie di indicatori interni, esterni, di ambiente, di contesto, di scale di valutazione, non tanto della pericolosità sociale, ma del rischio di aggressività, per quello che valgono le scale, come per quanto può valere un sistema classificatorio. Però abbiamo poi questa grande difficoltà, questo grande problema di fronte alle incertezze, alle difficoltà epistemologiche, di ricerca, dei sistemi scientifici. La legge arriva tranchant, le leggi, gli avvocati, i giudici, il sistema politico, in maniera tranchant applicano qualcosa, decidono dei discrimini, decidono dei livelli attraverso cui si dice di qua fuori, di qua dentro, di qua giustizia, di qua sanità, e poi con questo anomalo e contraddittorio sistema che è nato nel 1930 con il codice penale Rocco, misura di sicurezza che è metà e metà, carcere e manicomio, custodia e cura, intervento di recupero, intervento di controllo e di difesa sociale. A proposito, mi vengono in mente poi queste cose tra lo spirito e l'illuminazione precoce. Gli OPG sono nati come sistema di difesa sociale. Siamo in un periodo in cui si è inventato il cosiddetto scudo fiscale. La difesa è uno scudo, ma insomma tutti questi soldi che dovrebbero rientrare, almeno un progetto di civiltà sugli OPG si potrebbe ricavarlo anche da questo scudo che protegge gli onesti per intervenire nei confronti di quelli che invece, ahimè, non sono dal lato dell'onestà, ma hanno bisogno probabilmente anche di interventi di civiltà. Vengo all'argomento, cerco di non farmi portare fuori, di essere anche abbastanza rapida. Ma perché esiste l'ospedale psichiatrico giudiziario? In realtà tutte le considerazioni che ha fatto il collega, benvenuti, sono molto condivisibili.
Il problema nasce proprio da questo periodo, fine Settecento, fino a quell'epoca non si dava tanto il discrimine, chiunque era autore di reati o comunque era un problema, un pericolo sulla società, andava in carcere, il carcere non faceva tante differenze. C'era questo sistema punitivo basato sulla sanzione corporale, sull'occhio per occhio, dente per dente, sulla vera e propria vendicatività della pena rispetto all'autore. A un certo punto parte un sistema che invece, piuttosto di vendicarsi, pensa a quelli che sono poi i prodromi di quell'articolo 27 della Costituzione, che dice dobbiamo educare, trattare. Bene, quindi dalla sanzione basata sulla punizione si passa, soprattutto del corpo, si passa ad una sanzione che invece vuole modificare l'animo. Che cosa si fa però per quelli che in realtà non hanno quest'animo, cioè quindi queste persone prive di capacità di intendere e di volere, quella che poi si struttura come capacità di intendere e volere? Si può punire un corpo privo di volontà o di una volontà adeguata, sufficiente, che non riesce a superare quel discrimine attraverso il quale il giudice, come ben sapete chi lavora nel sistema penale, vuole che la persona davanti a sé risponda, sia consapevole che lo stai punendo, che è autore del reato, insomma, quindi concetti molto fini, molto raffinati, insomma. Quindi da qui nasce il problema: che cosa si fa nel carcere e dentro queste strutture, o comunque nel momento del processo, per quelli che sono privi di capacità di animo e capacità di intendere e volere? Vado veloce, in realtà poi tutti questi due sistemi, carcere e manicomio, come dicevo prima, sono sistemi di controllo, di difesa, di scudo sociale rispetto al pericolo che le persone rappresentano. Ma cercherò di essere molto rapido. Quanto è importante il problema del disagio mentale in carcere? Se lo pongono tutti i codici penali, tutti i codici penitenziari europei. Fatto sta che le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del Consiglio d'Europa mettono sempre il punto su questo: il disagio mentale va portato fuori dal carcere il più precocemente possibile, e quando non si può devi applicare la alternativa meno restrittiva possibile, cioè la sanzione, la pena, il controllo deve essere il più attenuato possibile, proprio per evitare il danno che, come efficacemente la dottoressa Pesarin descriveva, cioè già la privazione della libertà per sé crea disagio, figuriamoci. Così, questo un pochino di richiami psicopatologici. I quadri di disturbi sono tanti e tali che sarebbe da enucleare non solo tutto il DSM-4, ma almeno alcuni dei punti fondamentali, che vanno da quelli anche non in sé per sé strettamente psicopatologici, ma connessi all'adattamento, al contesto, all'ambiente, alle malattie, ai problemi che sono determinati dalla... Ancora, dico, i servizi psichiatrici nel carcere. Qual è la richiesta? Perché tra bisogno esistente, bisogno percepito e bisogno raccolto da un servizio specialistico ci sono tre, diciamo, due gap abbastanza importanti a volte. Bene, nel 2007 è stato fatto questo rilievo, distribuito su quasi 883 persone, quindi 1000 schede su 883 persone di visite, è venuto fuori un po' questa descrizione di patologie riscontrate, a volte anche nessuna diagnosi in asse 1, che sarebbero i disturbi psicotici, i disturbi, diciamo, di alterazione del senso di realtà, una buona frequenza, una buona presenza di disturbi correlati a uso di sostanze, che è un elemento abbastanza importante, ma anche disturbi d'ansia, quindi una richiesta molto precisa, molto specifica rispetto all'intervento degli psichiatri. Una grande presenza di disturbi di personalità, che in quel concetto tra libertà e non libertà, capacità di intendere, non capacità di intendere, che è abbastanza semplice, diciamo così, delineare anche. C'è la grande area dei disturbi di personalità, che sono come quelli che, richiamando proprio a quello che diceva il dottor Benvenuto, quelli che il senso di colpa non ce l'hanno, non ce l'avranno mai, fanno reati, non fanno reati né per senso di colpa, chi lo sa, forse un giorno si riuscirà a capirlo, magari sono anche molto difficilmente approcciabili anche con l'intervento psicoanalitico, e non l'hanno il senso di colpa, dopo non lo dimostrano, quindi sono quelli che creano più problemi anche riguardo a questa valutazione poi successiva della pericolosità. Quindi sono molto diffusi i disturbi di personalità in carcere, e credo che contribuiscano in alcune statistiche, soprattutto nei paesi anglosassoni, a far dire che le persone detenute in carcere
raggiungono con disturbi di personalità e disagio mentale anche il 60%, ci sono statistiche di ricerche che trovano questi dati molto elevati. Quasi molti di loro, quasi tutti di loro sono in terapia farmacologica e c'è una, veniva fuori anche un buon livello di conoscenza, di presa in carico dei servizi territoriali. Che significa questo? Significa che chi va in carcere, anche se si aggrava, si ammala in carcere, è persona conosciuta. I servizi psichiatrici, quando vedono sparire un loro paziente dagli ambulatori, forse a volte tirano un respiro di sollievo, molto probabilmente dovrebbero preoccuparsi e dire: dove è andato a finire? Sarà in carcere, sarà ahimè sparito, fuggito, scappato, gli sarà capitato qualcosa di grave. Quindi è un elemento molto importante la conoscenza pregressa dei servizi, perché su questo si costruisce il successivo. L'altro elemento importante è il flusso di osservazione, l'ha citato prima il dottor Ferrara, citando l'esperienza di aver aperto dei centri di osservazione al di fuori dagli OPG. Bene, nel 2002 ci mettiamo a guardare tutte le osservazioni che venivano richieste, allora solo gli OPG, tranne il carcere di Livorno, che ha una sezione specifica per alta sicurezza, di osservazione per le alte sicurezze, ne vennero fuori in 11 mesi quasi 800, quindi un flusso abbastanza significativo. Su una 30-35 mila detenuti come erano allora, il movimento di osservazioni era del 3% più o meno, una grande richiesta, con una serie di motivazioni, queste sono solo le motivazioni che venivano fuori dall'invio a Montelupo, con una serie di motivazioni molto variegate, sparpagliate, dagli scompensi veri e propri psichici, ai rischi di autolesionismo, ai comportamenti di tentato suicidio, ma anche a volte nessuna motivazione clinica, motivazioni comportamentali. Perché? Perché molto spesso dietro la sigla di disagio psichico si nasconde la persona che dà fastidio al carcere, dà fastidio ai compagni di detenzione, dà fastidio all'organizzazione. Quindi è un elemento da tenere presente per non confondere e anche per evitare di psichiatrizzare un po' troppo, quello di capire quanti elementi del disagio sono determinati dall'organizzazione, dal contesto, dall'ambiente, e quanti in realtà da una vera e propria psicopatologia. Questi sono al 2007 gli istituti che hanno attivato con i rispettivi posti le sezioni di osservazione, come vedete sono distribuite in quasi tutte le regioni, ma non in tutte. E un'ultima piccola ricerchina era proprio sulle osservazioni inviate sempre a Montelupo da vari istituti, con l'applicazione di una batteria di test di scale diagnostiche, in cui venivano fuori degli elementi molto significativi di presenza di disturbi anche in maniera in comorbidità, quindi con una sommatoria di più disturbi. Salto questo, che poi in fondo è l'ordinamento penitenziario, che in realtà il carcere, l'ordinamento penitenziario, che attenzione specifica hanno dato a questo. Se leggete quello, ve li inviterò poi, ognuno di voi lo vado a vedere, l'articolo 20 dice poco e nulla, ci sono semplici attenzioni che in certo senso ricalcano quel meccanismo della capacità di intendere il volere. Puoi sottoporre a procedimento disciplinare una persona detenuta con problemi psichici, ma devi valutare se è in grado di capire il senso della punizione, della sanzione che gli puoi dare. Puoi ammetterlo alla lavoro, ma devi valutare prima la sua idoneità sul piano psichiatrico. È un misto di stop and go, ti libero, sei malato di mente, sei libero di esercitare tutto quello che vuoi, però valuto se lo puoi fare. Pensate, è una cosa che mi ha sempre colpito, da un lato come segno di civiltà, dall'altro come segno però di grossa contraddizione. Una persona internata in OPG, che è riconosciuta incapace di intendere di volere, ai fini dell'ordinamento penitenziario, personalmente responsabile di tutto quello che fa, dalla domandina per comprare 3 arance alla richiesta di revoca, di licenza, o a volte anche di spendere, come è capitato a volte, chi ti chiede di comprare il Blu-ray, un apparecchio ultra nuovo per l'ascolto di DVD, di dischi, insomma, quindi forse qualcosa non va, c'è questo misto di riconoscimento pieno della tua autonomia, ma nello stesso tempo di non riconoscimento dei diritti che hai in un'istituzione penitenziaria. Tutto questo in un certo senso è
rivedibile, perché con l'applicazione del decreto legislativo 230 e quindi il DPCM del 2008, questo articolo 20 va riscritto completamente, proprio perché la tutela della salute mentale delle persone internate, sia negli OPG che detenute nei carceri, è affidata ai servizi sanitari pubblici, alle ASL e non più all'amministrazione penitenziaria. Vado avanti su quella che è l'osservazione psichiatrica. Problema del suicidio. Come vedete, queste sono le categorie a rischio nella popolazione generale. Ho sottolineato quelle che sono, ahimè, presenti in maggior parte anche negli studi penitenziari. La categoria dei detenuti è considerata a rischio per la popolazione generale, per il suicidio, persone con abuso di alcol e di sostanze, persone con malattie mentali, giovani maschi, che è la categoria maggiormente presente negli studi penitenziari, nei carceri. Questa è la statistica di tutti i suicidi dal 91 al 2003 e, come vedete, ho voluto rapportarla a quella che è il suo movimento nel tempo rispetto alla popolazione detenuta. Beh, man mano quando aumenta la popolazione detenuta e le presenze, aumenta anche il tasso, non solo il numero dei suicidi, ma anche la percentuale. Vuol dire che comunque il sovraffollamento determina danni, problemi. Fatto sta che è ben noto che il tasso di suicidio nella popolazione detenuta è dai 15 alle 20 volte più alto rispetto al tasso della popolazione ordinaria, che tra l'altro, come vedete, rispetto ai paesi europei, l'Italia è uno dei paesi che si piazza abbastanza bene, abbastanza suicidi, ben contenuto. Suicidi o tentativi? No, no, suicidi riusciti. Riusciti. Questo in questo precedente c'è i tentati suicidi, ma su questo, per essere sincero, c'è un po' di difficoltà, è un numero abbastanza standard, come vedete, però il tentato suicidio no, non è che non esiste, bisogna capire bene cosa classificano come tentato suicidio e come passa come semplice gesto di autolesionismo. Faccio sempre il classico esempio, un tagliettino qua cos'è? Autolesionismo o tentato suicidio? Va studiato la motivazione, perché l'ha fatto, quindi va preso un po'. Comunque i tentati suicidi sono molto molto più alti, come vedete, quasi 10 volte di più, più di 10 volte di più. Tra l'altro questo tasso di 20-20 volte in più rispetto alla popolazione ordinaria, se noi calcoliamo non le presenze medie ma il flusso, che è di circa 100.000 persone, si abbassa, ma non sicuramente non. Parlo dell'OPG e vengo un po' a quello che il dottor Ferrara ha detto oggi, dopo quelle tre fasi. Che cosa è accaduto recentemente? Il 26 novembre la conferenza Stato-Regioni ha licenziato definitivamente alcuni accordi raggiunti sui tavoli di consultazione tra regioni e amministrazione penitenziaria del Ministero della Salute. Uno riguarda i minori e comunque la giustizia minorile. Io ne ho estratto tre elementi che riguardano in specifico la salute mentale dei detenuti e poi parlerò dopo di quello dell'OPG. Soprattutto i reparti per detenuti disabili, sapete che esiste questo famoso concetto di minorazione psichica che è data dall'articolo 65 dell'ordinamento penitenziario, che non è né malattia mentale che fa scattare l'articolo 148, cioè il ricovero in OPG, né tantomeno malattia mentale presente al momento del reato e quindi tale da dare l'incapacità o la seminfermità, di intendere con la capacità di intendere pure la seminfermità. Questi reparti per detenuti minorati psichici sono attualmente in tre OPG e in una casa circondariale di Roma, Rebibbia. La soluzione sarà quella comunque di trovare una soluzione più adeguata per loro, riportarli in circuiti più centrati sulle necessità di cura. Questi reparti per l'osservazione psichiatrica, e ci tengo a sottolineare questo, negli altri paesi, nelle esperienze che ho avuto modo di vedere, proprio perché usano la psichiatria in carcere non tanto per curare, ma come screening, per capire se la persona che è in carcere va portata fuori in cura. Bene, la nostra osservazione psichiatrica invece serve a capire se deve stare in carcere o deve stare in OPG, finalizzando la valutazione all'applicazione dell'articolo 148. Su questo sarà necessario intervenire. Torno indietro un attimo, l'altro accordo che è stato raggiunto a livello nazionale è quello di incrementare o comunque far partire finalmente questi strumenti
di informatizzazione dei dati sanitari. Tutto quello che vi ho fatto vedere prima è molto parziale, incluso la ricerca di cui ha parlato il dottor Ferraro, perché non c'è uno strumento di informatizzazione dei dati sanitari, è una delle nostre, né tantomeno un sistema codificato di ricerca e di classificazione epidemiologica, quindi si auspica che con questo strumento della cartella clinica informatizzata si riesca a farlo. Ma questa è l'esperienza che abbiamo fatto in Toscana, ma ve la salto. Era semplicemente un'analisi dei processi di organizzazione del disagio, dell'attenzione al disagio psichico. Era un progetto attraverso cui intervenivamo in 7 istituti, verificare qual era l'organizzazione del sistema di raccolta e di intervento rispetto al disagio psichico e come si ristrutturavano questi servizi rispetto a quelle che erano le motivazioni dei gesti, come vedete sono molto, vengono fuori come individuali, relazioni problematiche in istituto, e questo era molto importante. Tante motivazioni dei gesti di autolesionismo, come ben sa chi lavora in carcere, sono motivati da problemi come questi: domandina, telefonata, colloquio e così via, per premialità insoddisfatta, quindi una sorta di pressione per ottenere propri benefici. Veniamo agli OPG. Rispetto ai numeri che ha dato il dottor Ferraro, c'è un trend in aumento, e questo è preoccupante, perché nonostante ci sia stato, come vi farò vedere dopo, una forte spinta alla dimissione, io dico sempre, amo dire in questo periodo, che non basta aprire il rubinetto per far uscire, un po' come quegli esercizi, non stupidi, un po' così teorici, che si facevano alla scuola elementare, scuola media, c'è una vasca che ha un vaso di scarico a 10 litri l'ora, ma c'hai anche un rubinetto che ne fa entrare 12 l'ora. Guardate, in questo momento siamo con un rubinetto che sta sforzandosi di mettere fuori le persone, ma c'è un rubinetto di ingresso, un affluente che invece non viene fermato, si alimenta continuamente e continua a mettere dentro gli OPG le persone, il che è, direi, più preoccupante della difficoltà di dimissione. Vedete, i numeri di presenza totale erano di 1.255, di cui 90 donne presenti soprattutto a Castiglione, con un incremento rispetto al 2004 di cifre del 28% nel totale. Poi va bene, i movimenti tra vari istituti sono, diciamo, drogati, alterati, contaminati da trasferimenti fatti dall'amministrazione penitenziaria, però rientra con questo 17% in più rispetto alle donne. Questo invece, l'accordo approvato sull'OPG, e questo credo sia la novità più importante, che fa capire come quelle tre fasi a cui faceva cenno il dottor Ferrara stanno andando avanti con lentezza, con molta tranquillità, direi, anche considerati i momenti di crisi, le difficoltà. Diciamo che si sta completando il trasferimento del personale, quasi tutte le unità sanitarie locali, quasi tutte le USL che hanno in carico gli OPG, quindi Napoli per l'OPG di Napoli, Caserta 2 per Aversa, Empoli per Montelupo, Reggio Emilia per l'OPG di Reggio Emilia, mentre sono rimaste fuori, diciamo così, Barcellona, Pozzo di Gotto in Sicilia, che ha una legislazione a statuto speciale, quindi deve recepire la legge nazionale, e Castiglione delle Stiviere, che bontà loro erano già servizio sanitario nazionale, quindi non devono cambiare nulla, se non in meglio, non peggiorare. Quindi tutte le USL che hanno in carico attualmente il servizio sanitario degli OPG hanno organizzato strutture specifiche all'interno dei dipartimenti di salute mentale, unità operative dedicate. Il trasferimento del personale con tutti i problemi contrattuali si sta attuando. Sta partendo proprio questo, l'azione per favorire l'avvicinamento degli internati. C'è stato un accordo attraverso cui si sono definitivamente stabiliti i bacini di appartenenza, cioè ogni OPG deve avere poche regioni vicine, in maniera da facilitare i contatti non solo con i servizi ma anche con i familiari delle persone internate, quindi un beneficio per le persone internate. Ogni regione quindi avrà un proprio OPG di riferimento. La Basilicata, credo di non sbagliare, è collegata al complesso Napoli-Aversa, perché in questo momento sono due, però ci sta anche che Napoli, essendo collegata all'interno del carcere di Secondigliano, venga soppresso e confluisca tutto sull'OPG di Aversa. Dopodiché è necessario, all'interno di questo accordo sono anche previsti già delle linee per definire dei protocolli tra le X regioni collegate agli OPG e le
appunto l'amministrazione penitenziaria e all'interno delle stesse regioni dei progetti per poter arrivare ad una soluzione. Io vi cito solamente qual è la progettualità, l'idea della Toscana, che è quella di arrivare a, in questo momento la Toscana c'ha presenti in OPG di Montelupo 50 pazienti più altre 7 mi pare che sono negli altri istituti. L'idea è quella di costituire delle strutture per agglomerato di USL, per dipartimenti di agglomerato di USL, quindi quelle che in Toscana si chiamano aree vaste, ce ne sono 3 che raggruppano ognuna 3 o 4 aziende sanitarie, quindi ogni area vasta costituisce, in alcuni casi è già costituita e sta costituendo in altri casi una piccola struttura intermedia, a media sicurezza, che accoglierà i pazienti a valle, all'uscita dall'ospedale psichiatrico giudiziario, per un complesso credo di 12, sono 8 in una struttura, 4 in un'altra, 12 in un'altra, quindi una 25 posti. I rimanenti dovranno trovare collocazione in un'altra struttura, diciamo con le caratteristiche dico di custodia attenuata, anche se il termine improprio, cioè una struttura magari anche penitenziaria ma con un semplice controllo, un controllo perimetrale, dove mentre all'interno di questo istituto, di questa struttura ci sarà solo organizzazione, lavoro e attività del Servizio Sanitario Nazionale. Mi dicevano proprio oggi che è stata pubblicata la delibera della Regione Toscana che recepisce una sorta di protocollo applicativo anche di questo. Noi corriamo molto in Toscana. Non solo, ricordatevi che la Regione Toscana e l'Emilia Romagna però l'obiettivo è chiaro, già nel 1994, non mi ricordo quando, propose una proposta di legge che era passata poi come proposta di legge Margara, perché era quello che costituì questo gruppo di lavoro, che dice le stesse cose che dice questo accordo, cioè costituiamo delle strutture a custodia attenuata con controllo perimetrale e dentro tutto il Servizio Sanitario Nazionale, e all'epoca non si parlava ancora di passaggio del Servizio Sanitario Nazionale. È un intento obiettivo, insomma, gli OPG in alcune regioni non hanno senso, devono sparire, dovranno essere superati, il superamento è questo. Poi quanto ci vorrà e quante risorse, però questa idea dello scudo sociale la devo lanciare. Ma queste, non mi si crede siano solo quelli di Montelupo, volevo darvi i numeri delle presenze negli OPG. Io mi fermo fra 2 minuti solo facendovi riflettere però su una cosa. Tutto questo, mi aggancio di nuovo a quello che diceva il collega Benvenuti, c'è veramente da capire, soprattutto ora, e anche quello che proprio gli avvocati, mi vengo proprio in mente questo. Io sono entrato nell'OPG a lavorare nell'84, nell'86 mi sono trasferito a Montelupo come direttore. Nell'86, 87, 88, guardate, i pochi avvocati che telefonavano erano avvocati di eccellenti. Mi spiego, è chiaro a cui mi riferisco. Erano avvocati della criminalità organizzata. Oggi telefonano avvocati anche d'ufficio per pazienti, perdonatemi il termine, disgraziati, che probabilmente 20 anni fa non se ne sarebbe importato nessuno. Questo è un grande salto, veramente un grande salto di civiltà, di interesse e di attenzione. Allora dico agli avvocati e ai giudici stessi che oggi ci chiedono sempre di più, noi ai servizi esterni di dare delle risposte, bisognerebbe capire però che cosa dobbiamo fare, che cosa dobbiamo dare, perché l'alleanza terapeutica nell'OPG, che cos'è? Cioè, questo Servizio Sanitario Nazionale entra in una struttura dove non c'è semplicemente la cura e al momento in cui la persona finisce la pena esce, e il problema è semplicemente creare un link, un'indicazione, una prescrizione, un foglio di dimissione in cui dice guarda, lei ha la bronchite, deve andare dal suo medico curante. Qui è il contrario, se non c'è questo foglio di prescrizione, questo link, la persona non esce. Perché non riusciamo, non scientificamente, ma non riusciamo a dare ai giudici, anche alle stesse, alla difesa, agli avvocati, un progetto credibile su cui si può dire questa persona non è pericolosa. Poi lo dice il giudice, così è oggi, o lo dice il giudice appoggiandosi su una valutazione più o meno scientifica dello psichiatra forense. E allora qual è il compito del Servizio Sanitario Nazionale?
semplicemente curare e curare costituendo un progetto, o dare anche una valutazione psichiatrico forense con tutto quello che comporta. L'esperienza dei paesi europei dice che queste due funzioni sono divaricate, separate. C'è un servizio che cura, c'è un servizio di valutazione, anche pubblico, non solo, diciamosi, privato, a uso e consumo del magistrato che chiama il perito che più gli è simpatico, più gli piace, o più un cui più crede o che ritiene più scientifico. C'è un servizio pubblico che fa questa funzione all'interno della struttura pubblica, ma separata da quella che è il sistema di cura. Ed è questo è importante, credo che sia la sfida del futuro per dare veramente una riforma e una... Perché un significato a questo passaggio? Perché qual è l'obiettivo dell'intervento di cura legato a questo concetto? La guarigione clinica? Chi lavora in psichiatria sa che la guarigione clinica è qualcosa che è molto difficile, a tutto ci sarebbe una letteratura sterminata per parlare. Il compenso clinico, ti facciamo sparire il delirio più o meno, e poi chi lo sa, l'importante è che spesso ci diciamo che tanti pazienti psichiatrici possono tranquillamente delirare purché non diventino una minaccia, un pericolo, quindi ci sono tanti che delirano, come anche lei diceva prima, tanti dicono vorrei ammazzare Pinco Pallino ma non lo faranno mai, insomma. Il compenso comportamentale, attenzione, questo ci scontriamo molto con quella che è la dinamica del trattamento penitenziario che ricerca l'adesione, il compenso comportamentale, ma non è questo, e citavo successivamente la rieducazione comportamentale, oppure quello che è un giudizio praticamente molto concretamente giuridico, l'eliminazione del pericolo, del rischio, dell'attacco alla società, quindi una vera e propria funzione di difesa sociale. Anche su questo che vi sia necessario approfondire e andare avanti. Queste vabbè sono le sentenze della Corte Costituzionale. Volevo solo farvi vedere ultimi due dati velocissimi, ma non per carità, per piaggeria verso noi stessi, ma dal 1 gennaio, no, è sbagliata la data, l'ho riportata male, non è 15 settembre ma praticamente aggiornata al 15 dicembre, sono stati immessi dall'OPG di Montelupo 73 persone, 41 in licenza finale e 29 revoche di misura di sicurezza provvisoria. Ancora qui, torno indietro ai ricordi del tempo, ma non abbiamo mai mandato via 10-15 anni fa persone che venivano in misura di sicurezza provvisoria e prima del reato venivano rimesse in libertà, erano rarissimi. Oggi questa funzione di utilizzo ingresso nella struttura, cura, intervento eccetera e poi uscita prima ancora del processo è frequentissimo, come vedete. 29 su 73 su una percentuale del 35%, molto significativa. Salto gli altri, quindi distribuite poi nelle varie regioni, la Toscana soprattutto, che c'è un grande scambio, Lombardia e così via. Un altro luogo di invio, altra cosa interessante, il 32% va a domicilio proprio o con i familiari, quindi con progetti di cura ambulatoriali, diciamo così. Ma il 50% quasi va in strutture di cura. Quando questo titolo molto intrigante, lo dicevo Antonio in macchina, mi ha veramente affascinato, mi è venuto poi in mente di pensare, è vero, abbiamo superato i manicomi, però non abbiamo superato le strutture manicomiali, tante comunità, strutture terapeutiche o meno, rischiano di diventare luoghi manicomiali se non c'è una continuità, un intervento, è quello che la collega dei servizi sociali diceva, l'attenzione alla persona, il continuo spostarsi anche sul piano sociale. Ma credo di aver finito. L'altro dato che però non ho riportato qua nelle diapositive è questo. Un altro piccolo lavoro che abbiamo fatto proprio sugli invii delle misure di sicurezza provvisoria. Questo interessa molto anche avvocati e giudici. Una volta si entrava in OPG rigorosamente dopo aver fatto una perizia. Abbiamo preso e stiamo cercando di portare il campione a 100 ordinanze di applicazione di misura di sicurezza provvisoria, ma su un buon numero che era di oltre le 50 è venuto fuori che un terzo di queste persone entra in OPG senza perizia, cioè il giudice prendendo una relazione dei servizi psichiatrici, una documentazione magari in buona fede presentata dall'avvocato eccetera, applica la misura di sicurezza provvisoria, quindi questo rubinetto di ingresso, in maniera senza una valutazione, diciamo così, anticipata della pericolosità sociale o della capacità di intendere di volere. È un altro pessimo sintomo dell'utilizzo improprio di questa struttura, che è nata nel 1930, ancora prima nel 1870,
due come sistema servente al carcere, comincia a essere adoperato in maniera davvero quasi strumentale, cioè questa persona è un problema, i servizi non ce la fanno, l'avvocato vorrebbe trovargli una struttura, i familiari sono stanchi, magari c'è una denuncia a volo, sei mesi in OPG magari servono anche, come diceva la Pesarin su alcuni ragazzi, però la domanda che mi faccio, ma è proprio quello il luogo adatto? Perché non ci deve essere un luogo altrettanto idoneo o almeno senza ricostruire i manicomi, ma che sia prevalentemente e specificamente sanitario? Perché sì. Noi abbiamo una grande difficoltà, non solo per i ragazzi con disagio psichico, le prossime diventa, le comunità del privato sociale del territorio, che sentono ragazzi e ragazzi con i problemi. È vero, però cominciano. Questo non significa che tu non hai fare per la costruzione. Beh, capite. Sai qual è? No, vogliono i bambinetti piccoli, vogliono i bambinetti con provvedimenti amministrativi, cioè bambini in difficoltà e chiaramente ti rappresenta il disagio sociale. Per il resto non vogliono. Comunque ti posso dire. Tant'è che con le ASL, scusami, una cosa che noi scusa se ti ho interrotto, avevo finito. Io ho dovuto rimarcare sul tavolo delle regioni, noi abbiamo trasferito tutti i nostri fondi. Noi avevamo un capitolo dedicato per i collocamenti in comunità terapeutiche, che si è girato su 2 milioni di euro per 50 ragazzi l'anno. Loro non stanno le ASL, perché adesso io lo deve pagare, noi soldi li abbiamo pagati, quindi non è il problema di fondi, i numeri non sono aumentati, sono sempre 50, il dato vero che vanno nelle comunità, perché gli altri vanno in permanenza in casa, con progetti sul territorio, cioè per loro ormai un discorso è aperto, perché abbiamo altre condizioni rispetto alle normative degli adulti. Beh, i nostri ragazzi restano in carcere, perché le ASL non sono disponibili, noi pagavamo rente di 200, 250, 300 euro al giorno, le ASL non sono disponibili a pagare, si sono incamerati i soldi e i ragazzi restano in carcere. Questo è il capitolo. Brevemente, per arricchire quello che dici tu. Abbiamo una conferenza Stato-Regioni. Abbiamo avuto un periodo in cui, mentre le comunità prima non accettavano mai i pazienti provenienti dagli OPG, c'è stato un periodo in cui c'è stato una specie di marketing. Sì, gli adulti e c'era un continuo pervenire di depliante, di brochure delle comunità che si presentavano e dicevano noi siamo disponibili a prenderli. Quello che sta accadendo, credo sia proprio, sia questo, che di fronte alla difficoltà di gestire pazienti del genere, accade quello che è il principio inverso della sussidiarietà, cioè dove il privato comincia a dire non mi conviene, scarica sul pubblico. Io sono, ma non per motivi ideologici o altro, sono un profondo sostenitore che il pubblico deve farsi carico di questi problemi, il privato se vuole partecipare e venire in competizione va bene, ma il pubblico ha il dovere di farlo. Certo, se noi molliamo, il privato viene avanti e sceglie. Questo aumento di ingressi negli OPG, qual è la vera causa secondo lei? C'è il fatto che c'è una pressione, per esempio, degli avvocati, degli stessi pazienti, eccetera, nell'andare verso l'OPG perché la qualità della vita è migliore, per esempio, davanti a Genova, negli anni 70, il manicomio giudiziario era una qualità di vita peggiore del carcere. Oggi credo che sia diverso, ma tipo, che è una delle ragioni più possibili di fatto che c'è una spinta a mandare quasi ambigui verso l'Egitto e verso il carcere. E perché Guarda, è difficile dirlo. Io credo che ci sia sicuramente, stiamo vivendo in un periodo che ci ha fatto passare da 30.000 a 60.000 detenuti, quindi è scontato che rispetto ad una forte richiesta di controllo sociale ci cadano nella rete anche i pazienti psichiatrici, no? Che come tutti commettono reati, non è che siano esenti. È in proporzione con l'aumento della popolazione carceraria, o è superiore? No, è inferiore. Quindi va bene, c'è questo meccanismo di aumento in già, c'è questo meccanismo di surrogare un sistema che comunque trova, ha delle falle, ha delle difficoltà e l'urgenza di intervenire. Grazie.
credo che sia questo. Ora stiamo provando a lavorare però in maniera limitata a una regione sui meccanismi di afflusso, cioè come che si entra in OPG, perché? Perché uno entra e l'altro no. Non è semplice, ci proveremo. Vi ringrazio. Grazie. Ringraziamo il professor Franco Scarpa, psichiatra direttore dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, e ci avviamo a concludere con la relazione del dottor Antonio Turco, componente Commissione Sanità sulla legge 180 del Senato della Repubblica. Grazie. Allora, io non mi permetto assolutamente di fornire conclusioni e quindi definisco il mio soltanto esclusivamente come ultima testimonianza e ultimo intervento. E non mi permetto di fare cose di questo genere, uno perché non ho la caratura dottrinale per farlo e soprattutto perché non mi permetto di parlare dopo Senella Pesarini, non mi permetto di parlare dopo il Presidente Ferrara. Ieri mi è capitato di farlo a Re Bibbia, di parlare dopo il mio direttore. Il direttore ha parlato, poi mi è venuto normale intervenire dopo di lui. Lui mi ha guardato e ha detto, c'è la vecchiaia, certe cose ti vengono quando oggettivamente i freni inibitori saltano. E ci sono però delle valutazioni che ovviamente non possono non essere fatte sul piano delle sollecitazioni che le relazioni che sono state offerte prima della mia impongono. La prima di queste è relativa a un fatto che è classicamente tangibile in questo momento. Siamo rimasti in 15-20. Io sono stato a un convegno una ventina di giorni fa promosso dall'ufficio del garante regionale dei detenuti del Lazio. Ero stato chiamato a parlare. Sono arrivato sul palco e ho detto, ma siete sempre gli stessi. C'è la verità che me ne sono andato. Cioè, nel senso che il problema centrale, vero, di questo deve essere assolutamente convinta, quella che possiamo definire la sinistra pedagogica del nostro paese, è che se certe cose non sono passate è perché siamo stati noi incapaci di comunicarle. Io penso, sono un vecchio operatore che viene dai minorenni, quindi la logica del poter fare di più è dentro il DNA, insomma, di chi ha succhiato un certo tipo di latte. E quindi non è colpa dei ben pensanti, non è colpa di una società incapace di comprendere, eccetera. Il problema è che sul piano della comunicazione noi non siamo stati probabilmente in grado di fornire gli strumenti utili perché la comunità comprendesse quale potesse essere il vento di modifica e di rinnovamento che gli anni 70 stavano portando. È stato un fatto del tutto autoreferenziale di una generazione che ancora oggi, quando si vede ai concerti, l'altra sera non ho fatto a tempo perché non c'erano i biglietti, non sono riuscito ad entrare dei Deep Purple, insomma, sono arrivato, tutta la gente della generazione mia, con i figli, però insomma eravamo sostanzialmente quelli degli anni 70. Tu li riconosci pure se portano la cravatta, hanno un marchio nel modo loro di essere. E sono rimasti fermi agli anni 70, questa è la cosa più tragica. E anche se esprimono dei concetti assolutamente ancora oggi rivoluzionari, perché parlare di rete, oggi se ne parla in termini di denuncia, nel senso che non siamo capaci di fare rete. Nel senso che, come dice giustamente Senella Pesarin, un termine che lei aborrisce e sul quale sono profondamente d'accordo, la logica classica degli assistenti sociali, la logica classica degli educatori, la logica classica degli insegnanti, la logica classica degli psichiatri, degli psicologi, dei medici, è quella di parlare di mio paziente, di mio utente, di mio detenuto. Ecco, di mio non c'è assolutamente niente. Ci sono loro, con la loro soggettività, con la loro complessità, che avrebbero decisamente bisogno di una capacità di intervento interdisciplinare che assolutamente non appartiene alla nostra cultura, perché abbiamo grandissime difficoltà a superare le soggettività professionali. Noi esistiamo in quanto esistono i pazienti, e questa è la cosa più drammatica che continuiamo a non essere in grado di combattere. Ma ci sono degli altri aspetti che ritengo fondamentale esprimere. Probabilmente quando se dovessi chiedere a ognuno di voi che significa parcheggiare, ognuno di voi mi direbbe mettere la macchina al posto giusto, eccetera. Di recente mi è capitato di sentirlo dire a un ragazzo a Prima Valle, la dottoressa Pesarini sa
perfettamente di quale quartiere di Roma sto parlando. Mode parcheggio. Parcheggiare è un che è stato introdotto nel 1977 da un personaggio che in un film che assolutamente non dice la verità, che è il Romanzo criminale, sulla banda della Magliana, introduce questo termine. Parcheggiare significa spararti in testa e lasciarti fermo in un angolo della strada. Perché dico questo? Perché la banda della Magliana ha fatto la banda della Magliana a Roma, la mafia con i propri termini, l'andrangheta, la camorra, tutta la criminalità organizzata, è stata capace di produrre un linguaggio che stranamente è diventato il nostro linguaggio comune. Non è diventato il contrario. Quella è la nostra capacità di incidere su termini come solidarietà, sussidiarietà, normalità, antidevianza. Noi, tra virgolette, anche gli operatori, ci divertiamo a utilizzare i termini che la criminalità organizzata ha attivato. E questo è un ulteriore fatto sul quale difficilmente noi riflettiamo. Così come difficilmente riflettiamo su un'altra vicenda che può sembrare amorale quello che sto dicendo, ma del quale sono sempre più convinto. Io ce l'ho a morte con Riina, ce l'ho a morte con Provenzano, ce l'ho a morte con Renatino De Petis, ma non è che ce l'ho a morte per quello che loro sono stati, perché sono stati assolutamente incapaci di prevedere quello che dopo di loro sarebbe successo. Il dissolvimento della criminalità organizzata, i 65.000, le 65.000 persone che oggi affollano le carceri italiane, non sono d'accordo con il Presidente Ferrara soltanto su un termine, qualità, non hanno qualità delinquenziale. Quando tu dovevi parlare con quelli della Magliana, sapevi perfettamente quali erano i limiti e che cosa dovevi dirgli. Così quando parli con uno della Stidda, sai perfettamente che cosa gli devi dire. Il problema è che oggi non esiste più Stidda, non esiste più la banda della Magliana, non esiste più la camorra nel termine reale di quella che poteva essere l'affermazione cutoliana. Oggi esiste una miriade di piccolissime strutture camorristiche. Saviano mi fa ridere con tutto il bene che gli voglio, insomma, quando definisce alcune cose che vengono prodotti a Castel di Principe, che sono sostanzialmente il dissolvimento pulviscolare di un fenomeno che assolutamente ha prodotto una cosa ancora più grave, che la gente non ha neanche più punti di riferimento rispetto a quella che era l'antistato. E questo è il dato più drammatico che esiste in Italia. Ci ritroviamo di fronte a quella che io mi sono permesso di definire l'unica valenza dottrinale che mi permetto di attribuire al mio intervento. Io sono profondamente convinto che noi ci troviamo di fronte a quella che possiamo individuare come devianza sintetica. Noi non abbiamo più di fronte, segnalo questo termine se ti piace, se no è un termine col quale noi in qualche modo ci riferiamo a chi costantemente fa uso di produzione di sostanze chimiche. Nessuno ha fatto riferimento oggi a un elemento assolutamente più importante, forse il più significativo che oggi esiste. E mi dispiace che non l'abbia fatto il Presidente Ferrara, che è stato il primo a introdurre questo tipo di elemento di verifica, che è la doppia diagnosi. Oggi la maggior parte dei detenuti che abbiamo dentro il carcere sono affetti da doppia diagnosi. Significa che, vabbè, insomma, non ve lo devo spiegare, sapete meglio di me insomma, che cosa significa. Ma non riusciamo a prevedere assolutamente degli interventi, perché non riusciamo assolutamente a comprendere quanto male faccia sulla crescita dell'individuo questa utilizzazione delle sostanze chimiche. Io sono stato di recente in Colombia, sono stato a Medellín, lì individuano come un santo Pablo Escobar, e questo è un fatto drammatico, ma una delle cose che disse Pablo Escobar prima di scomparire: io spero di riuscire a portare talmente tanta droga negli Stati Uniti da poter rovinare ogni singola famiglia americana. Il suo essere anti-Yankee ha prodotto questo, un inasprimento della produzione mondiale della cocaina. E noi non è che siamo un paese che sta lontano da certi meccanismi, ci stiamo, la cocaina in Italia è la cosa che gira di più e forse oggi è diventata la sostanza, come devo dire, insomma, che costa certamente molto di meno di quanto costasse negli anni 70, ha smesso di essere la sostanza dei ricchi. Ma ci sono delle altre cose, proprio dal punto di vista della realtà comunicazionale, che ci impongono di riflettere.
Io faccio parte della commissione del Senato che si occupa della rivisitazione della legge 180. Ci sono stati soltanto due incontri, dopodiché il presidente Tomasini è stato investito da moltissimi altri problemi di urgenza sanitaria e il dibattito sulla legge 180 si è un'altra volta arenato. Ma voi sapete in Italia chi è il principale difensore della legge 180 rispetto a tutto quello che oggi anche, come devo dire, insomma, gli studi psicopedagogici individuano come carenze rispetto a quelle che potevano essere gli aspetti più importanti, più significativi sul piano dell'organizzazione istituzionale che la legge 180 produce? Se vi dico questo nome, certamente probabilmente non ci credete. Quello che difende con maggiore vigore, con maggiore forza, con maggiore capacità, molto di più di tutti gli psichiatri italiani, si chiama Maurizio Costanzo, che tutti gli anni dedica due trasmissioni l'anno ai problemi delle persone che stanno in disagio mentale. E lo fa con una forza comunicazionale di gran lunga superiore a tutta l'intera categoria dei psichiatri sul piano dell'argomentazione dell'ancora dell'importanza di questa legge. Perché il problema fondamentale si chiama comunicazione. Chi detiene gli strumenti di comunicazione è capace di incidere molto di più di milioni di convegni che noi possiamo fare su queste tematiche. Allora, perché è importante un avvenimento come quello di oggi? Innanzitutto perché l'insieme di due sigle che sono la nostra associazione, che rappresenta sostanzialmente in Italia quasi 800.000 persone, e non è un dato da poco, insieme a un segmento specifico del mondo giudiziario, in qualche modo significa che dovunque possono essere attivate sinergie in termini di rete. Ed è questo l'itinerario che occorre assolutamente perseguire. Il problema di fondo è che tutto quello che oggi sta avvenendo non lo sapevamo anche prima. Allora, quando in tema di recitazione cinematografica, rispetto alle cose che ha detto Serenella Pesarin, non può venirti in testa se non i bambini ci guardano, di De Sica, insomma, il riferimento a una dimensione cinematografica non può essere se non quella verso quante difficoltà hanno i ragazzi nella loro crescita rispetto a quelli che sono i dismodelli, i modelli non assolutamente non valoriali che il mondo degli adulti produce. Certamente per tutti gli aspetti che la dottoressa Pesarin ha evidenziato, certamente per il fatto che gli adulti sono assenti sul piano familiare, certamente perché è difficilissimo entrare su un piano di comunicazione con la logica da adulti, perché oggi esiste il linguaggio comunicazionale che è fatto di SMS, che è fatto di tutt'altro, è fatto di Facebook, insomma è fatto di... Allora, se c'è una crisi per esempio dell'atletica leggera in Italia, io ogni tanto mi è capitato in un paio di occasioni di dirlo a Petrucci, ma perché non mandi i tuoi grandi allenatori a fare invece che a tentare di capire come si può arrivare ai 9,90 nei 100 metri, non gli tenti di far capire come esiste una velocità di esecuzione mentale dei ragazzi che di gran lunga superiore ai 9,90 stanno milioni di metri più avanti rispetto a quelli che sono i parametri classici della buona educazione, del fatto che lo sport sia uno strumento educativo significativo, stanno da un'altra parte. Qua il problema di fondo è che abbiamo mondi che sono assolutamente incapaci di comunicare. E su questo è inevitabile che dobbiamo in qualche modo riflettere. Come? Quali sono le soluzioni? Io non le conosco. Io sono un operatore di base, io lavoro a Re Bibbia, quindi insomma sto tantissimo in carcere proprio perché mi dà così fastidio stare fuori dal carcere. È una realtà così protetta il carcere, con i miei vecchi detenuti che stanno invecchiando insieme a me, con tutti gli ergastolani, insomma, invecchio io, invecchiano loro, e ci abbiamo i codici vecchi degli anni 70. Questa è la cosa. A Re Bibbia ci sta una panchina in cui per anni ci siamo seduti io, Tony Negri e Giulio Vanacore, che era il braccio destro del professore Visuviano. Era impedito agli altri di sederci, perché noi ci dovevamo raccontare i fatti vecchi, le cose, insomma, sempre le stesse. Insomma.
Allora, su questo noi dobbiamo tutti quanti riflettere? No, secondo me su questo noi dobbiamo impostare delle azioni metodologiche. Sanella Pesarin è una compattente. Di Sanella Pesarin in giro per l'Italia ce ne stanno tantissime. Molte di meno di no, non parlo soltanto del mondo minorile, perdonatemi, il mondo non è soltanto quello minorile, cioè nel senso che ce ne stanno tantissimi altri, insomma, che hanno gli stessi livelli di complessità e gli stessi livelli di problematicità. Però esistono delle cose importanti che nel vostro mondo sono vecchie e datate. Sono vecchie e datate e sono ancora attuali. Io conservo e ho grandissime difficoltà tutte le volte a decidermi di portarle alla dottoressa Pesarin o a personaggi insomma, che si fanno carico anche del museo criminologico. Vecchie cose del 1959 quando a Pizzichettone, che certamente i vecchi della giustizia minorile forse dicono ancora qualche cosa, a Bosco Marengo, che erano fatti antichi, c'era un'impostazione metodologica che faceva riferimento ha una pedagogia che negli anni successivi, negli anni 60, sarebbe diventata la pedagogia degli oppressi di Paolo Freire. E questa pedagogia la metteva in campo il più grande pedagogista che è stato il maestro di intere generazioni, che era Umberto Radaelli, che un giorno si vide un film che era, tanto per rimanere sempre in queste citazioni, si vide un film che era La città dei ragazzi, e comprese l'importanza di quanto fosse fondamentale la dimensione auto di crescita dei ragazzi sul piano della impostazione delle responsabilità. Questo film era datato 1936, in Italia arrivano nel 52, divenne attualità in questi istituti che in Italia in tutto erano 7, i due prima vi ho citato, nel Lazio erano Tivoli e l'allora sorgente Casal del Marmo. Mi permetto di dirti in anteprima, Serenella, che sto scrivendo la storia di Casal del Marmo, ho partecipato al cinquantenario della storia, perché ho sentito talmente tante di quelle stronzate, ho deciso di scrivere chi quelle storie insomma le ha vissute sulla pelle. No, lo so, non t'ho visto infatti. Ma cose di questo genere sono sostanzialmente vere e fanno parte del nostro patrimonio. Il problema di fondo è semplicemente ricordarsene e renderle attuali. Sì. Ringraziamo per l'intervento conclusivo e penso che a questo punto possiamo tutti congedarci e ringraziamo ancora una volta la Fondazione Avisper per averci ospitato. Grazie a tutti. Grazie.